Buonasera e benvenuti anche oggi all'appuntamento settimanale con il punto punto web. Oggi la nostra puntata prevede fondamentalmente due blocchi. In un primo blocco un omaggio ad Angelo D'Arrigo nel giorno del 15° anniversario della sua morte. E poi nella seconda parte parleremo del Dante D', appunto, che si è giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si è celebrata ieri in Italia, e parleremo e lo faremo con Marco Strano e poi parleremo anche di poesia, perché lo scorso 21 marzo è stata appunto la giornata mondiale della poesia. Lo faremo con Maria Privitera. Infine, un servizio dedicato alle missioni di Papa Gambino, che Salvatore Gambino, un missionario laico che da anni appunto porta avanti delle missioni in Africa. Ma iniziamo subito, intanto, con l'appuntamento, come ogni settimana, dedicato allo Scomicon di Edoardo Puglisi, dell'artista Edoardo Puglisi. E questa settimana lo Scomicon di Edoardo è dedicato ai parenti. I parenti stretti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male. Totò. E vediamo appunto che questa battuta di Totò è recitata dallo Scomicon di Edoardo Puglisi. Ancora una volta uno spunto di riflessione settimanale che ci offre questo grande artista di fama internazionale, che ci dona appunto queste piccole pillole di saggezza. Adesso ci colleghiamo con i nostri ospiti appunto per la prima parte, quindi per l'omaggio ad Angelo D'Arrigo. Io sono particolarmente felice e onorata di salutare Gabriele D'Arrigo. Buonasera Salve a Gabriele. tutti. Gabriele, appunto, figlio di Angelo D'Arrigo, e poi in collegamento con noi ci sono anche i membri, o perlomeno una rappresentanza dei membri del comitato. Cosa, Gabriele? Forse ci sono dei problemi di audio. Io intanto saluto i componenti del Comitato Spontaneo Angelo D'Arrigo, che appunto in occasione del decimo anno, in occasione, del decimo anno della morte di Angelo D'Arrigo, hanno organizzato un memorial. E quest'anno, per il 15° anno, si è voluta ripetere questa iniziativa. Quindi saluto Salvatore Caltabiano, Elisa Laspina Salve. Salve. e Mario Lizio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera, Mario Lizio, anche in veste di assessore comunale appunto del comune di Fiumefreddo di Sicilia. E intanto ci sono dei problemi di audio con Gabriele D'Arrigo, vediamo se riusciamo a ripristinarli. E a questo punto, mentre tentiamo di sistemare appunto l'audio, mandiamo un primo contributo video appunto per ricordare Angelo D'Arrigo. Cavalletto lì in molla. Alzo. Kalima, 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 k
passato già, gran malin, gran malin, gran malin. Tu ambulance là, hein, c'était un peu pénible. J'avais plus de radio. J'ai changé la fréquence sur la fréquence d'ici, la 119.25, mais après je n'avais plus de radio. La batterie était partie. E questo era un video, abbiamo lasciato, abbiamo fatto sentire di proposito anche l'audio, perché appunto si sente anche la voce appunto di Angelo D'Arrigo. E credo che adesso il collegamento con Gabriele D'Arrigo sia stato ripristinato. Adesso ci senti, Gabriele? Sì, 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 adesso vi sento. Ok. Allora, io intanto ti ringrazio e ti ringrazio anche a nome, chiaramente non solo della redazione, ma anche del comitato per essere con noi, soprattutto in un giorno particolare come il 26 marzo. Gabriele D'Arrigo, classe 1992, lo presentiamo brevemente. Dopo alcune esperienze lavorative nel campo del volo, è cofondatore nel 2012 del comitato Libere Ali, che organizza eventi sportivi a livello internazionale. La sua passione per la natura, l'attenzione per gli uccelli, grazie anche ai suoi studi di scienze naturali e ambientali, lo hanno portato a sviluppare con l'Università degli Studi di Catania un progetto sulla migrazione rotte interrotte. Dal 2019 è anche presidente della Scuola Nazionale di Volo Sportivo Etna Fly e si impegna a diffondere appunto la cultura del volo con passione. Alla scomparsa del padre, Angelo D'Arrigo, nel 2006, collabora alla realizzazione dell'ultimo progetto del padre, il reinserimento di una coppia di condor in Perù. Ha viaggiato moltissimo in Europa, America, Africa, Asia, e ha abitato in campi base intorno al mondo, in luoghi remoti e insoliti, vivendo insieme al padre l'organizzazione di importanti eventi scientifici e sportivi legati al suo lavoro e alla sua carriera. Nel 2007 ha partecipato a Nati per Volare, prodotto da National Geographic Channel, e poi svolge numerose attività sportive anche a livello agonistico, tra cui il volo, lo sci, la speleologia, l'equitazione, il free climbing e tanto altro. Allora, Gabriele, intanto iniziamo dicendo come possiamo riassumere in pochi tratti il ricordo di tuo padre, Angelo D'Arrigo. Beh, una vita passata a spingere i limiti, diciamo, a spingersi sempre oltre,
però in una maniera assennata e sicura, sempre considerando appunto di tornare a casa dalla famiglia. E cosa ti ha trasmesso tuo padre oltre alla passione per il volo? Beh, sicuramente a continuare a spingersi oltre, sempre per conoscere sempre di più, appassionarsi, incuriosirsi e ampliare i propri orizzonti e le proprie prospettive, e non darsi mai per vinto e continuare sempre a spingere. Noi intanto ricordiamo che siamo chiaramente in diretta sulla pagina Facebook Il Punto Punto Web e in contemporanea su 01 TV, ma chi ci segue può interagire con noi tramite la pagina Facebook, quindi scriverci commenti o domande, chiaramente. Andiamo adesso dai membri del comitato spontaneo Angelo D'Arrigo. Salvatore Caltabiano, diciamo intanto, ecco, come è nata l'idea di un comitato spontaneo e cosa ti ha affascinato della figura di Angelo D'Arrigo? Buonasera a tutti, rispondo alla tua domanda intanto dicendoti che appunto questo comitato è nato così in maniera spontanea. Ci siamo ritrovati nonostante le fasce d'età diverse, comunque con la condivisione dello stesso obiettivo, dello stesso sentimento davanti a questo progetto che abbiamo fatto 5 anni fa e che quest'anno, nonostante le varie diciamo così vicissitudini e limiti imposti da quello che è la situazione pandemica, stiamo riproponendo in maniera alternativa con lo speciale che stiamo creando piano piano, che andrà successivamente in onda. Abbiamo unito le nostre idee 5 anni fa, chiaramente proponendo tutto un evento con una scaletta. Quest'anno è stato rimodulato e ci siamo ritrovati con lo stesso obiettivo. Ognuno di noi ha un ricordo diverso. Personalmente non ho un ricordo vivo, nel senso che abbia io vissuto in maniera diretta con Angelo D'Arrigo, però a volte dalle letture o dal vedere un film, un documentario, leggere delle notizie, possiamo comunque appassionarci a quella persona, un po' come quando siamo a scuola, leggiamo un testo di Dante Alighieri, di Petrarca, di Boccaccio, magari ci piace il pensiero, no? Ci piace il modo di pensare, il modo di scrivere, quindi ci appassioniamo a quella determinata scrittura. Nel caso di Angelo D'Arrigo, una persona ritengo appunto tantissimi record nel mondo, come ha detto il figlio, ha insegnato a lui di superare ogni limite e sempre andare avanti, questo qui era il messaggio, per cui perché non appassionarsi a una persona del genere, tra l'altro un nostro conterraneo? Quindi questo personalmente è quello che posso dire davanti al mio contributo per il Comitato Spontaneo Angelo D'Arrigo. E appunto, Salvatore, accennavi all'evento creato 5 anni fa in occasione del 10° anniversario della scomparsa. Noi adesso andiamo a vedere qualcuna delle foto scattate, il contributo appunto di Alessandro Lopic. Realizzato in maniera molto semplice da un gruppo di persone che ci tenevano appunto a ricordare Angelo D'Arrigo. Sì, tutto quanto è nato appunto ritrovandoci in un gruppo su WhatsApp. Abbiamo messo giù le idee e nonostante la giornata fosse grigia e piovosa come le immagini che stiamo vedendo, abbiamo comunque raccolto un altissimo numero di persone presenti in piazza. Questo qui è stato sicuramente un successo, perché evidentemente quando un numero cospicuo di persone si riunisce nel ricordo, nella memoria di una persona, significa che quella persona ha effettivamente lasciato qualcosa a quelle persone. Quindi questo qua credo sia il ricordo più bello che Angelo D'Arrigo abbia potuto lasciare, oltre tutti i record, oltre tutto quello che ha potuto costruire e fare nella sua carriera, nella sua vita. Ma proprio questo, il vedere tutte quelle persone 5 anni fa, è stato sicuramente un record chiaramente per noi e per lui stesso, di ciò che ha lasciato a tutti. Ritornando all'evento, abbiamo avuto il contributo del campo volo
di Fiume Freddo di Sicilia, che è stato intitolato ad Angelo d'Arrigo, e questo qua lo scopriremo nello speciale che stiamo appunto organizzando. E, la collaborazione del signor Trippiedi, del Campovolo, il passaggio dei deltaplani sulla piazza Angelo d'Arrigo nel quartiere Liberto qui a Fiume Freddo di Sicilia. La signora Anna, sì, esatto, la signora Anna Melita, che non è più con noi, anche lei purtroppo ci ha lasciati parecchi anni fa, ma per sentire quell'affetto, quella passione per i rapaci, nel senso dei progetti che D'Arrigo faceva, ci aveva anche omaggiato delle colombe, insomma, delle colombe bianche, proprio abbiamo liberato in volo in ricordo anche del signor Angelo D'Arrigo, di Angelo D'Arrigo. E quindi questo, abbiamo parlato della sua vita, abbiamo parlato delle esperienze, ci sono state delle letture, delle testimonianze. E quest'anno in maniera diversa cercheremo di riproporre un'alternativa che possa anche questa arrivare dritta al cuore delle persone e dei telespettatori. Ecco, appunto Salvatore, hai accennato alla signora Anna Melita, appunto andando a prendere la foto, e un ricordo lo rivolgiamo appunto anche a lei. E intanto sono arrivata. Sì. Dicevi? Confermavamo. Sì, ok. Intanto sono arrivate dei commenti in diretta, delle domande, le leggiamo. Papa Gambino, che è Salvatore Gambino, che ritroveremo dopo, dice: Angelo, un esempio per superare i propri limiti in maniera concreta. E poi Valentina Selgi scrive: complimenti Gabriele D'Arrigo, si percepisce la passione per la tua scelta di vita mentre segui le orme, anzi il volo di tuo padre, grande rispetto per chi come lui e te. Adesso forse continua, forse non lo vediamo bene il messaggio, adesso lo vado a cercare. E Papa Gambino: Angelo D'Arrigo ha lasciato il segno, un coraggio senza confini. Francesca e Mario Patti, scrive Matteo Patti, quindi il figlio di Francesca e Mario Patti. Ciao, sono Matteo Patti, ho 10 anni. Volevo chiedere a Gabriele che sensazioni prova quando si trova in volo. Posso rispondere quindi? Certo. Allora, in parapendio è, diciamo, più come ce lo si aspetta in sogno di come uno se lo aspetta nella realtà. Perché nel sogno tu apri le braccia e puoi volare. E col parapendio è praticamente così. Mentre invece nella realtà cosa ti aspetteresti? Di cadere, sentire il vuoto, le vertigini, provare un pochino di timore, no? E pensi di saltare, di fare un balzo. In realtà col parapendio noi partiamo con una piccola corsetta. Siamo già col parapendio pronto, predisposto, agganciati. Ti chiedo, quando sei pronto, facciamo un paio di passi, gonfiamo il parapendio. E poi ti dico, andiamo. Praticamente si fanno un paio di passi prendendo velocità e la sensazione che si ha è di continuare a correre sul piano, perché il decollo è in una leggera pendenza e noi continuiamo a correre sul piano praticamente, perché il parapendio ci porta in volo, senza fare un salto in giù né in su, senza grandi accelerazioni, perché poi la velocità è quella di una bicicletta, sono 25 km orari, 30. E poi si plana seduti comodi come se si fosse su un divano, proprio avvolti dall'imbracatura, non appesi come ci si aspetterebbe, e si plana senza sentire grandi scossoni o altro, semplicemente con una leggera brezza in faccia, in viso, e un pochino come sul divano di casa, però con un documentario a 360 gradi che ti circonda, ti avvolge, e dove decidi tu dove andare, planando piano piano. È sicuramente una cosa incredibile. E poi quando atterri in punta di piedi, ti aspetti di arrivare precipitosamente e invece atterri praticamente fermo. E tu la descrivi come se fosse una cosa rilassante, sicuramente per te lo è. No, io per me... ho l'ansia proprio a pensare questa cosa, però è bello perché tu la descrivi come una cosa semplice. Io vorrei inserirmi, solo a cogliere l'occasione in diretta televisiva, dobbiamo fare volare Rita Patanè. Ma non credo proprio. No, io penso che se venisse cambierebbe idea, perché appunto, come dicevo prima, ci si aspetta
tanto alto, il vuoto ci si aspetta un po' come il colpo da cadute, che è un'altra esperienza bellissima da fare, però è completamente diversa. Cioè, noi non precipitiamo, non ci buttiamo, non abbiamo quella botta di adrenalina. Comunque siamo carichi di adrenalina perché ci aspettiamo di buttarci nel vuoto e in realtà poi ci rendiamo conto che è pieno e planiamo. Poi sul mare, quello è un altro discorso, noi là facciamo poi le acrobazie e quello è meglio delle montagne russe. Diciamo, le accelerazioni sono molto forti. Carita e felice. Sì. Però quelle sono facoltative, cioè quelle là sono progressive, si iniziano piano piano, io chiedo, vuoi fare manovre acrobatiche? Iniziamo, quando uno vuole smettere basta dire stop e in un secondo siamo fermi, ritornando alla normalità. Io leggo meglio il messaggio di Valentina Sergi, perché prima l'ho letto malissimo. Sì, lo diceva come con mio padre. Si percepisce la passione per la tua scelta di vita, mentre segui le orme, anzi il volo di tuo padre, grande rispetto per chi come lui e te adesso. Andiamo invece, sì, continuiamo a leggere dopo i messaggi, andiamo adesso a vedere il contributo video, cioè cosa si è svolto oggi a Fiume Freddo di Sicilia, come si è omaggiato appunto il ricordo di Angelo D'Arrigo. Il prossimo 3 aprile avrebbe compiuto 60 anni Angelo D'Arrigo, il noto aviatore, deltaplanista, ricercatore e recordman, venuto a mancare prematuramente il 26 marzo del 2006. Un uomo straordinario che ha compiuto imprese sportive e studi scientifici. Nel 2001 ha sorvolato il Sahara e il Mar Mediterraneo, seguendo la rotta dei falchi migratori. L'anno seguente ha compiuto la traversata in deltaplano della Siberia. Nel maggio del 2004, altro record mondiale, volando l'Everest a circa 9.000 metri di altezza con l'Icaro Stratos, un deltaplano ad ali rigide. Era il volo, la sua dimensione, ed anche Fiume Freddo di Sicilia, che a lui rimane sempre legato, stamane ne ha voluto celebrare il ricordo. Siamo a Fiume Freddo di Sicilia, ai piedi della stele dedicata ad Angelo D'Arrigo, nel giorno del 15° anniversario della morte di questo grande uomo, che Fiume Freddo vuole ricordare nel 15° anniversario della morte. Sì, come amministrazione ci sembra doveroso ricordare il grande maestro D'Arrigo, perché è stato un elemento di spicco e portato lustro al nostro paese con tutti i suoi record. E quindi, anche se in questo periodo di pandemia e di PCM che ci vietano di fare qualsiasi tipo di manifestazione un po' più, diciamo, aperta, più partecipata per il pubblico, per i nostri concittadini, abbiamo comunque deciso di ricordarlo deponendo un mazzo di fiori in ricordo del grande maestro, anche perché in questi giorni ci sarà uno speciale dove ricorderemo meglio tutte le sue vicissitudini, i suoi record, le attività che ha fatto e ha reso, diciamo, il nostro paese orgoglioso di averlo come maestro. E c'è anche un comitato spontaneo che già 5 anni fa ha ricordato Angelo D'Arrigo, anche quest'anno, dopo 5 anni, nel 15° anno, il comitato ha voluto fare qualcosa. Sì, Angelo D'Arrigo, il maestro, è un personaggio molto importante per la cittadinanza di Fiume Freddo, quindi 5 anni fa è nato un comitato spontaneo di cittadini che ha desiderato unire le forze per poter organizzare e celebrare una commemorazione. E ci siamo riusciti, è stato un evento molto bello, molto commovente. Quest'anno, dopo 5 anni, abbiamo desiderato ripetere la commemorazione. E questo comitato spontaneo, composto da Enzo Cardile, Mario Lizio, Elisa Laspina e Salvo Caltabiano e Rita, possiamo dirlo, oramai fai parte di noi, e si ritrova sempre unito, speriamo che la cosa si possa ripetere in continuazione. E questa appunto era la deposizione dei fiori ai piedi della statua di Angelo D'Arrigo, che si trova nell'omonima piazza Angelo D'Arrigo. Mario Lizio, appunto il comune di Fiume Freddo di Sicilia, Fiume Freddo è sempre stata legata ad Angelo. Sì, Rita. Il comune è stato sempre attento, oggi mi vedi qua in duplice veste perché io sono stato uno dei fondatori del comitato e oggi sono pure un amministratore, quindi oggi più di 5 anni fa volevo che questo evento avesse una riuscita bella, importante, imponente per ricordare il maestro,
perché è importante dire che il maestro non è solo l'uomo dei record o l'uomo che ha sorvolato l'Everest o ha attraversato il Mar Mediterraneo, ma è anche l'uomo che più ci ha avvicinato alla natura. Riusciva a far volare gli auroni nati in cattività, a portarli in volo, era l'uomo che volava con le aquile. Quindi era una persona speciale, stupenda, che non era solo un recordman, ma era un uomo che ci avvicinava tanto veramente alla natura. È stato soprattutto uno dei cofondatori del campovolo di, che ricade geograficamente nel comune di Cala d'Abbiano, ma noi fiumefreddesi sentiamo nostro, perché diciamo bisogna passare a forza la Fia Fredda per andarci. E questa amministrazione infatti nel 2007 ha voluto proprio dedicargli addirittura una piazza con una statua dove c'è questo angelo che tocca quasi il cielo per ricordare l'angelo in volo. Altro, diciamo che è stato un po' per colpa di questi DPCM, di queste restrizioni, a non poter fare una manifestazione molto più partecipata, perché in sinergia col comitato e l'amministrazione si era pensato effettivamente a qualcosa di molto più bello, di molto più, come dicevo prima, partecipato, rendere la memoria di questa persona anche alle nuove generazioni che non l'hanno conosciuto, perché poi in fondo noi lo sappiamo, e chi vive nelle menti e nel cuore delle persone non muore mai realmente, perché ce lo porteremo sempre e ci porteremo sempre le sue esperienze con i video, con i libri, con le sue storie. Un ricordo in particolare legato ad Angelo D'Arrigo? Sì, quando vivevo a Milano per me era motivo di grande orgoglio andare al Museo delle Scienze, portare tutti i miei amici e far vedere quell'angolo dedicato ad Angelo D'Arrigo al nostro paese. Quindi mi omaggiavo di questa bella presenza in un museo importante, il Museo delle Scienze di Milano. E la piazza Angelo D'Arrigo, peraltro, ricade anche in un punto proprio molto aperto di Fiume Freddo di Sicilia. Si vede un bellissimo sfondo con l'Etna, oggi appunto era innevata, e quindi sembra non essere stato scelto a caso quel punto. Sì, diciamo che è un punto perfetto perché unisce la montagna e il mare. Infatti diciamo che quella statua è perfetta là, perché è come se un angelo spicca il volo e tocca il cielo con un dito. E poi a ridosso anche del campovolo, quindi se ci fa attenzione si può vedere benissimo il campovolo alle spalle della statua, che è proprio sotto. Appunto le immagini di... Sì, le continuiamo a vedere, la regia stamattina. Eravamo soltanto una rappresentanza appunto del comitato, perché salutiamo anche Enzo Cardile, che fa parte del comitato spontaneo Angelo D'Arrigo. Continuiamo, sono arrivate anche altre domande nel frattempo. Papagambino continua a commentare: ognuno con la propria missione, Angelo vivrà anche nel campovolo, lui e nel vento. Lilli Strazzeri, Rita, arrivo adesso, non ho sentito il figlio, volevo chiedere se ti sembra consono quanto questo papà mitico ha inciso nella sua vita, nel bene e nel male. Ok, quindi quanto è inciso appunto Gabriele, tuo padre, appunto nella tua vita, nel tuo percorso? Beh, sicuramente tantissimo, però... molto più di quello che ci si aspetta, e non legato soltanto al volo, alle sue passioni e in qualche modo a alcune delle sue orme che sto proseguendo in qualche modo, ma proprio a livello di valori, diciamo di formazione. Comunque i miei genitori mi hanno veramente, voluto per me una preparazione e sviluppare una capacità critica, una capacità di essere comunque svincolati da appunto questa grande figura che avevo con me a casa e nel cuore, ma appunto di riuscire a trovare la propria strada indipendentemente da questo. Quindi sono sempre stato portato a fare tanti sport diversi, a cimentarmi in varie cose, in varie possibilità e opportunità della vita, però quello che ho trovato,
quello che poi ho trovato da solo in qualche modo, dove riuscivo bene, e quindi insegnando il parapendio, portando le persone a provare questa esperienza, a volare insieme, o imparare proprio da zero a diventare piloti, e quindi potersi immergere in maniera sicura nell'aria e poter navigare nell'aria. E dall'altra parte invece anche gli studi che ho proseguito e il fatto che mi stia cimentando anche in questa impresa, in qualche modo di cercare di affascinare i giovani, anche soprattutto attraverso il parapendio, su quanto di magico ci sia appunto nella natura, e alcune specie migratorie che ci passano tutti i giorni, o comunque in certe stagioni soprattutto sopra le teste, che fanno delle cose splendide passando sopra i nostri cieli e vedendo i paesaggi incredibili che io per fortuna qualche volta ho la possibilità di ammirare. Veramente sono da tutelare, e questo qua in qualche modo mi ha permesso di sviluppare e di trovare la mia strada, anche sicuramente grazie a mio padre. E parlavi appunto della scuola, del parapendio. Oltre ad essere istruttore, ci sono anche delle gare in questo settore? Sì, nel parapendio ci sono varie discipline. Ci sono la precisione in atterraggio, l'acrobazia e il cross country, quindi un voli di distanza, e nel caso delle gare nel tempo, in velocità, quindi sono delle sessioni di velocità in cui 100-120 piloti decolliamo tutti dallo stesso decollo, stiamo in volo per diciamo da 1 alle 6 ore e percorriamo anche centinaia di chilometri in un solo volo. Questa è la disciplina che pratico io. Tornando a tuo padre, invece, c'è qualche impresa in particolare che vuoi ricordare, magari qualcuna che è stata particolarmente difficile per lui? Beh, ce ne furono tantissime, tante sono state anche ardue, non senza rischi e ovviamente problemi imprevisti come possono sempre capitare. Però sì, ce n'è qualcuna che dove ha rischiato di più, perché normalmente, diciamo, cercava di calcolare tutto quanto il prevedibile almeno, cercava anche di spingersi oltre, ma ad esempio sull'Everest, anche se aveva appunto pianificato atterraggi di emergenza, aveva tutta la possibilità di valutare al meglio le previsioni, le condizioni meteorologiche in atto, per tutta una serie di motivi, perché all'inizio gli spazi aerei non tutti erano stati concessi, perché il meteo non era dei migliori, perché la stagione dei monsoni stava anticipando, tutta una serie di motivi. Il sorvolo dell'Everest è stata una delle più rischiose sicuramente, perché a un certo punto qualcosa non ha funzionato nel gancio di traino, c'erano due fusibili, sono dei punti di rottura in casi estremi, in modo tale che non si rompa il mezzo. Quindi erano tarati al massimo proprio per 400 kg erotti, per diciamo vicino, se non uguale, al punto di rottura dell'ala, in modo tale da resistere ai venti e alle correnti forti che si trovavano a quella quota, stiamo parlando di 7.000-8.000 metri e oltre. E praticamente qualcosa appunto non andò come doveva, ci fu una raffica più forte, si ruppe il fusibile, quello a monte, quindi tutto il cavo arrivò fino a mio padre, con un piccolo problema frenante, e questo non solo ne compromise un pochino il pilotaggio, quindi fu difficile poi il completare l'impresa, ma soprattutto il cavo gli passò molto vicino dalla maschera d'ossigeno. Se avesse deciso il tubo che gli portava l'ossigeno a quella quota, nonostante la bombola di riserva passante con un tubicino sotto il naso e altro, sarebbe stato veramente a rischio. E poi dopo, viste le condizioni che peggiorarono repentinamente, dovette optare per un atterraggio di emergenza alla piramide delle scienze del CNR italiana, che in quel momento là era chiusa, però per fortuna c'era un custode che stava facendo le pulizie prima di lasciarla chiusa per 6 mesi, non so,
e per fortuna mio padre ha trovato riparo per 2 giorni, perché il tempo era così compromesso che l'elicottero arrivò soltanto 2 o 3 giorni dopo. Addirittura. Elisa Laspina, vuoi ricordare invece la tua esperienza con Angelo D'Arrigo? Ecco perché, quando le vostre vite si sono incrociate? Sì, certo, con piacere. Ciao Gabriele, io ho avuto una meravigliosa esperienza col papà, perché ero una ragazzina molto piccola, avevo solo 13 anni e feci un corso di 2 mesi con lui, e lui avrebbe desiderato portarmi agli esami. E ho avuto l'onore di volare con lui, e a sua detta all'epoca mi disse che ero la più giovane deltaplanista italiana. La cosa mi lusingò. Oggi invece, alla mia età, capisco che è stato un grande onore detto da lui. E ovviamente porto con me i miei ricordi, le mie sensazioni, quando lo vedevo taciturno, concentrato al lavoro, a volte sorridente, però sempre incoraggiante. E, è stato, inutile dire, un'esperienza meravigliosa. E volevo chiederti, a proposito di questo, se oggi ci sono degli adolescenti che vogliono avvicinarsi a questo sport, adolescenti magari di quell'età, cioè al di là di me e te che l'abbiamo fatto così, se questo mondo è aperto anche ai ragazzi, se sono curiosi, se hanno voglia di provare queste sensazioni, fare questa esperienza. Allora, guarda, questo è un po' un problema in Italia soprattutto, che effettivamente mancano un po' i giovani, sono veramente, siamo in pochi. Ci sono in Italia pochi. Noi abbiamo avuto alcuni allievi giovanissimi, appunto, ma pochi sono arrivati alla fine, perché con gli studi e altro ci sono tutta una serie di procedure, prassi, per molti, soprattutto anche il costo è stato un problema, perché i materiali di oggi costano un pochino di più di prima, e quindi per alcuni, soprattutto nei giovanissimi, può essere un po' proibitivo, perché spesso poi ricade sulle famiglie o sulle proprie tasche, e non è facile, soprattutto nella fascia giovane, ma questo l'abbiamo riscontrato un po' in tutta Italia, è un problema abbastanza generale, generalizzato. Abbiamo anche dei giovani che hanno iniziato giovanissimi e adesso stanno facendo competizioni, però diciamo... Sono persone, comunque, soprattutto persone che erano vicine, quindi si sono potute avvicinare più facilmente. Se no, certo. Sì, comunque è complice il fatto che non siamo uno sport a livello mediatico, diciamo, da spesso, esatto, comunque non... Quello non, fa tanto, certo. Sì, esatto, diciamo, soprattutto per i giovani, molto, molto, passa anche attraverso questo qua, attraverso l'immagine, la pubblicità che se ne ha, diciamo, è anche un po' a moda. In Italia, ad esempio, si può iniziare a 16 anni col consenso dei genitori, in altri paesi, come la Francia, ad esempio, si può iniziare a 14 anni, a 14 anni sempre col consenso dei genitori, però chiaramente con degli step diversi, quindi sicuramente all'inizio sono più limitati a stare al campo scuola, al campetto, quindi senza mai staccarsi troppo da terra. Diciamo sono un po' più spalmati queste fasi, sono un tempo maggiore, in una maniera più progressiva, mentre invece da noi devi seguire un corso che dura dei mesi, e questo chiaramente... Noi abbiamo la fortuna di avere il metodo dalla nostra parte, però ci sono tanti tanti ostacoli, e quindi è difficile arrivare alle fasce più giovani, ma cioè, sicuramente più giovani di me, però dico, è più difficile trovarne. Invece già dalla mia età sicuramente se ne trovano molti di più, perché chiaramente chi ha la fortuna di essere riuscito ad aprirsi anche ad altri sport, ad altre cose, anche perché una volta che lo provi il parapendio non torni indietro, però chiaramente devi poterci mettere un pochino di costanza, perché come tutte le cose, se le vuoi fare bene,
devi impegnarti, e sicuramente non è scevro da rischi, perché come in ogni cosa, come scendere le scale, noi lo facciamo ormai con una certa abitudine, dobbiamo arrivarci, no? a farlo in maniera automatica e comunque più istintiva, attraverso dei processi ormai automatici che abbiamo imparato, ma che abbiamo appreso con una certa costanza e mantenendo una certa frequenza. Certo. Mario Lizio, sì, devo chiedere un'ultima cosa. Sì, sì. Se per Gabriele questo, chiaramente immagino non sia solo un sport, è anche qualcos'altro, una filosofia di vita, qualcosa che influisce sulla quotidianità, qualcosa. Perché io quando vedevo tutti voi piloti insieme, sembravate un'altra comunità. A parte, con le sue peculiarità caratteristiche, un po' per aria, un po' pazzi e un po' sognatori, esatto. Un ponte tra cielo e terra, no? Io lo dico sempre che è veramente il ponte tra il sogno e la realtà, perché dico sempre che in sogno appunto si può volare, ma nella realtà noi ci affacciamo dal balcone e sappiamo che se non facciamo attenzione rischiamo di cadere e la caduta ci fa male, mentre invece col parapendio capiamo che c'è un modo per poter volare, questa macchina un po' magica che ci permette di volare, che appunto studiamo e capiamo come funziona, sono semplici leggi fisiche come tante altre che utilizziamo tutti i giorni, soltanto che col volo non ci siamo proprio avvezzi, non lo facciamo, non lo pratichiamo e non lo vediamo tutti i giorni. Però come anche l'automobile, la bicicletta e altre cose, abbiamo costruito delle macchine che ci permettono di praticarlo, di poterlo fare. E quindi perché no? Sono altri successi dell'uomo non sulla natura, ma imitando la natura e riuscendo a sfruttare meglio le energie che ci sono in gioco in questo pianeta. Quindi, tanto... Mario, vuoi rivolgere una domanda a Gabriele D'Arrigo? Sì, se come suo va ultimamente sta pensando a qualche record da fare, sta studiando qualcosa in cui cimentarsi. Sì, allora io in realtà non avevo un grande interesse di mostrarmi in prima persona o di puntare sulla mia immagine, diciamo, diciamola tutta. Praticamente mi piace spingermi con me stesso e quindi sono sempre stato a confrontarmi col mondo per poter imparare quanto più possibile. Quindi non ho un record specifico per superare tutti, però quello che sto facendo adesso, che mi sto avvicinando agli avvoltoi in questo caso qua, però sono degli avvoltoi molto carini dal canto loro, hanno delle piume bianche sulla testa, sono molto belli, questi uccelli qui fanno questa rotta appunto in Sicilia, questo appunto è il progetto di cui avevamo accennato, rotte interrotte, esatto. Che in qualche modo voglio affascinare i giovani soprattutto a rispettare e tutelare meglio la natura e l'ambiente che ci circonda, sfruttando l'immagine del parapendio e le immagini che si possono avere in volo, perché attorno a noi vediamo veramente dei paesaggi incredibili, i nostri paesaggi che si colorano ogni giorno di luci diverse e a seconda delle stagioni sono anche completamente diverse. E praticamente ci sono questi uccelli migratori che migrano da una stagione all'altra per cercare un posto migliore dove crescere la propria prole, dove riprodursi, e quindi fanno l'estate da una parte e l'inverno dall'altra, e attraversano tutti gli anni avanti e indietro la nostra terra. E c'è da qualche anno il CERM, un centro da paci minacciati migratori in Toscana, che già da tempo liberava queste specie per ripopolarle, per reintrodurle, e le ha dotate di GPS. Con il GPS appunto si riescono a disegnare queste rotte che percorrono, riuscire a vedere dove passano, che per me ovviamente è affascinante da pilota, da abitante dell'area, comunque scoprire e carpire
come fanno a percorrere ancora più chilometri di quelli che riusciamo noi, ovviamente, oltre al fatto che abbiamo dei mezzi limitati rispetto alla natura. Però quello che si è visto da queste tracce qua è che alcuni esemplari sono morti durante la migrazione, oltre ai fattori naturali che ci possono essere tutti e che ci possono affliggere, ma sono morti per dei bocconi avvelenati o perché addirittura sono stati sparati e sono stati impallinati. Quindi l'idea era appunto per errore, perché sono stati avvelenati, perché in realtà sono stati avvelenati i topi, le volpi, e loro mangiando carcasse hanno mangiato sicuramente la carcassa avvelenata, oppure sparati anche lì per errore, perché sono specie protette in quanto a rischio, e quindi in qualche modo la mia idea è appunto di cercare di salvaguardarli, cercare di tutelare un pochino di più la natura, a cui noi siamo molto legati, anche se non ce ne rendiamo conto, ma se collassa il sistema natura, a lungo andare anche noi non possiamo fare una fine diversa. Questo progetto appunto viene portato avanti, mi dicevi, con, si chiama Volo Bivacco? Volo Bivacco, sì, nel senso che volando con un'attrezzatura leggera mi riesco a portare dietro tenda, sacco a pelo, viveri, fornellino, tutto quello che mi serve, l'acqua, e parto da un decollo, volo, mi sposto, atterro da un'altra parte, quanto più possibile al punto in cui vorrei decollare il giorno dopo, in base alle condizioni meteo, del meteo che ho controllato la sera prima, e quindi di lì piantare la tenda, ripartire il giorno dopo, un po' come fanno gli uccelli durante la migrazione. E quindi di lì spostarmi di volta in volta, e l'idea è appunto percorrere tutta la Sicilia a tappe, in un senso e nell'altro, a seconda che gli uccelli stiano scendendo per l'inverno, oppure risalendo per l'estate, e quindi riuscire a percorrere questa strada qua, seguendo appunto le loro rotte, le tracce segnate da loro, e poi andare con il materiale girato e con le esperienze che ho acquisito in questo viaggio, andare nelle scuole dei paesi che ho sorvolato, appunto per dire: guardate che come l'ho fatto io, lo fanno ogni anno miliardi e miliardi di uccelli, e sono incredibili, ce ne sono di tutti i tipi, dai piccoli passeri e rondini a aquile e avvoltoi enormi, molto grandi. E appunto abbiamo visto qualcuna delle immagini relativa a questo progetto. Continuiamo a leggere qualche altro commento che sta arrivando sulla pagina. Ezio Faro. Bellissima descrizione, Gabriele. Poi Valentina Selgi, no, l'abbiamo già letta. Ce n'era un altro di Valentina Selgi. Lucia Leotta, Angelo D'Arrigo, oltre a tutto quello che era, è stato anche un grande scienziato con i suoi studi sul volo e gli uccelli. Non dimenticherò mai la sua aquila che portava in auto e il suo indimenticabile modo di parlare con quel suo accento francese. E Valentina Selgi, credo che una grande lezione che dovremmo tutti imparare da Angelo D'Arrigo è vivere integrandosi alla natura. Qual è la lezione più grande che ha lasciato a te, Gabriele? Beh, sicuramente rispettare la natura per, in quanto qualcosa di più grande di noi, in tutti i sensi. Cioè, noi siamo completamente legati, facciamo parte della natura, e quindi è un po' come rispettare la nostra madre, rispettare la persona che ci sta accanto. E questo è veramente fondamentale per capire che siamo un po' tutti connessi, e quindi il rispetto lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo a chi ci circonda e qualunque cosa ci circonda. E sicuramente di cambiare prospettiva, di guardare le cose da una prospettiva diversa. Nel nostro caso era facile, cioè è facile perché in volo tutto è da una prospettiva diversa, però cambiare prospettiva, veramente cambiare punto di vista per capire meglio le cose, e capire che magari a volte non abbiamo sempre tutta quella ragione o quel torto, e che le cose possono apparire diversamente. Quindi per conoscerle meglio dobbiamo veramente cambiare posizione e rivalutare le cose. Quindi sicuramente avete sempre
rispetto di quello che magari ancora non capiamo, e scoprirlo meglio, cercare di incuriosirci e di cercare di avere più volte, dare più volte la possibilità di rivalersi, perché comunque ci sono sempre nuove possibilità dietro l'angolo e bisogna sempre continuare a crederci e non lasciarsi mai abbattere, non darsi mai per vinti. Sicuramente e questo. Giuseppe Faro scrive: un grande ricordo e fortunato di averlo ripreso con la mia telecamera in una delle sue ultime interviste. Lilli Strazzeri: sentendo parlare e vedendolo si percepisce chiaramente che i genitori hanno seminato fruttuosamente grandi ali. Complimenti. Giussi Sanfratello: ringrazio Gabriele D'Arrigo per aver condiviso con noi i ricordi del padre. Ezio Faro: chiedo un libro che racconti in maniera serena, come fa Gabriele, che approfondisce con leggerezza ma professionalmente anche i lati tecnici e gli imprevisti delle imprese di Angelo D'Arrigo. Quindi chiede se è stato scritto. Sì, c'è il libro che scrisse mio padre quando era ancora in vita, a suo tempo edito da Mondadori, poi fu ristampato, In volo sopra il mondo. È il libro in cui lui racconta un po' la sua gioventù, la sua infanzia, la sua gioventù, la sua crescita, e poi come si è cimentato prima con le gare, poi con queste imprese, fino all'Everest, fino al sorvolo dell'Everest, perché poi dopo mio padre venne a mancare, non concludendo un'altra sua impresa, quella in Sud America, in Aconcagua, perché completò soltanto la prima parte col sorvolo della Aconcagua, poi rientrò e doveva completare la seconda parte invece con i Condor, ma venne a mancare qui in Sicilia. Sì, il libro comunque, poi dopo c'è il libro invece scritto da mia madre, che invece porta non solo un contributo a livello di non solo emotivo, ma sicuramente anche familiare e di contorno per tutto quello che è stato vivere anche con mio padre, con noi, e tutte le imprese in cui mia madre ha avuto un ruolo fondamentale. E poi appunto il compimento della seconda parte dell'impresa, che era rimasta in sospeso proprio perché decise di riportare i Condor a casa, e quindi riunì il team di mio padre, di cui io facevo una piccola parte, facevo la mia piccola parte, e siamo tornati poi in Perù a completarlo, e quindi questo qua è raccontato nel secondo libro. Ovviamente oltre i film, anche alcuni docufilm che sono stati poi girati anche dopo. Completiamo i messaggi, i commenti che sono arrivati. Serena Pagano scrive: complimenti, ti ammiro tantissimo, dobbiamo difendere la nostra terra. Federico Petrino: grande persona, proprio come il padre. Valentina Selgi: d'accordissimo, dovresti inserire delle lezioni di vita. E questi sono i messaggi che sono arrivati. Salvatore Caltabiano voleva fare un'altra domanda. Sì, io vorrei dire solo una cosa, Gabriele. Io ho avuto il piacere di visitare diverse volte il Kennedy Space Center, la NASA di Cape Canaveral in Florida, e ho constatato come gli aviatori assistono a quelli che sono le loro esercitazioni per mettersi in volo. Chiaramente parliamo di due idee di volo diverse. Quella che ho vissuto è l'idea dell'uomo che va nello spazio, ma chiaramente il principio di una preparazione atletica spetta a chiunque insomma cerca di fare dei record o delle imprese assolutamente estreme. La mia domanda sta appunto nel chiederti
il record che tuo padre ha fatto, ricordiamo ad esempio il record del Sahara, in deltaplano, in Argentina, in Siberia e tutto il resto, prevedono una preparazione atletica di che genere prima di compiere questo, queste imprese? Abbiamo visto il lato tecnico di preparare l'itinerario di volo, eventuali atterraggi d'emergenza o comunque soste di bisogno e quant'altro, ma dal punto di vista proprio atletico, la preparazione che il pilota fa, riassunta brevemente, cosa prevede? Allora, mentre per volare in parapendio non serve praticamente niente, è una cosa aperta veramente a tutti, beh, mio padre, e sono ricordi personali, mio padre si allenava tantissimo, cioè oltre a una vita passata veramente proprio sull'allenamento del corpo inteso come macchina che ti permette di confrontarti nello sport, ma veramente per le sue imprese si allenava notte e giorno in maniere incredibili. Quindi quando aveva deciso di sorvolare l'Everest, nella pianificazione che è durata anni, come tutte le altre imprese richiedevano almeno un anno di allenamento specifico dopo la progettazione o durante la progettazione, e praticamente soprattutto per i record di alta quota, quindi sia quando l'anno prima del sorvolo era andato per scalare in parte l'Everest per arrivare a sperimentare cosa volessero dire 7000 metri, e non aiutato da ossigeno alto, quindi capire quanto era il limite del corpo umano e a seconda dell'allenamento come questo poteva cambiare, quindi lo studio di tecniche di respirazione particolare per aumentare la quantità di ossigeno nel sangue nel caso in cui la maschera d'ossigeno non avesse funzionato nel momento cruciale e dove la differenza, i secondi potevano fare la differenza. L'allenamento era costante, intensivo e a livelli molto alti. Ad esempio, un esempio tra questi, mio padre si andava a allenare sull'Etna, quindi già avvicinandoci a quote più alte, ma alla metà sempre meno della metà dell'Everest, ma di quelli comunque che avrebbe dovuto raggiungere, però si era fatto fare una maschera che lo privava di ossigeno, cioè una maschera che riduceva di una certa percentuale la quantità di ossigeno di quello che respirava, proprio per simulare quello che lui sarebbe dovuto andare incontro in alta quota, quindi una pressione dell'ossigeno minore, per cui minore saturazione nel sangue, il corpo che fa degli sforzi incredibili per mantenere le funzioni vitali e sicuramente lucidità. Incredibile. Grazie a Gabriele per queste spiegazioni. Capiamo che comunque sì, l'esperienza di volo, al di là di qualunque sport, diciamo così, possiamo fare con i piedi per terra, il volo abbraccia quelle che sono le conoscenze a questo punto di vaste, quindi la fisica, la meteorologia, l'ambiente, quindi è uno sport che tra l'altro poi comunque c'è anche il discorso della preparazione, insomma proprio fisica e muscoli, voglio dire stare 6 ore, come raccontavi prima, chiamali tu, il parapendio nelle maniglie previste, insomma, nell'imbracatura e tutto, credo ci voglia anche un enorme sforzo. Per cui complimenti e che tu possa sempre portare avanti questi progetti e portarti avanti con la tua carriera e con i tuoi sogni. Grazie, ti ringrazio. Comunque in parapendio noi non stiamo appesi per le maniglie, per fortuna siamo veramente comodi seduti o quando facciamo gare siamo quasi sdraiati, quindi siamo veramente in delle poltrone, quindi c'è molta differenza. Quando uno fa delle cose, diciamo, a livelli molto molto alti, quindi anche quando noi facciamo gare, per esempio, sicuramente i riflessi e tutta quanta una serie di altre condizioni sono fondamentali, quindi il corpo deve essere allenato, e siccome il corpo è una macchina e ha naturalmente delle capacità incredibili, dobbiamo olearle e farle e sgrassarle ogni tanto in modo tale che siano sempre funzionali al massimo e per quello che ci possono fornire, ovviamente ci possono dare tanto. Quindi sicuramente l'allenamento in generale
anche se veramente minimo, ci aiuta a stare meglio in tutti i sensi. Però l'allenamento che serve per fare imprese di quel genere sicuramente deve essere tutto perfetto. Quindi, come anche dicevi prima, per la NASA, chiaramente soltanto la perfezione o quello che lo rasenta è quello consentito e ammissibile. Nel nostro caso del parapendio, diciamo, la forma principale del parapendista non è proprio skinny, quindi comunque ti assicuro che è veramente un po' aperto a tutti. Quindi è una questione anche di come vogliamo vivere che ci aiuta, di modi e abitudini che prendiamo. Possiamo cambiare abitudini piano piano e migliorarle. Andiamo a chiudere, purtroppo il tempo a disposizione sta finendo, anche se noi staremmo ad ascoltarti qui ancora a lungo. Rita, prima di salutarle volevo fare un invito a Gabriele, se lui ne ha voglia alla fine del suo percorso di Rotte Interrotte, magari potremmo fare un documento story o una serie di foto e di racconti, invitare le scuole insieme a questo comitato, l'amministrazione è ben contenta, invitarla a Fiume Freddo e spiegare tutto questo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, anche perché ti ricordo, Gabriele, che la nostra scuola ogni anno dedica un evento a tuo papà. Proprio l'anno scorso abbiamo fatto degli aquiloni, scrivendo anche delle poesie in memoria e ricordo. Assolutamente. Sì. L'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, appunto, lo ricordiamo da anni, porta avanti il premio Angelo D'Arrigo. E volevo anche che tu accennassi brevemente alla Fondazione Angelo D'Arrigo, fondata da tua madre, appunto Laura Mancuso. Ecco, di cosa si occupa la Fondazione? La Fondazione è una onlus che si occupa principalmente di solidarietà, fa dei progetti nel nostro territorio, soprattutto nelle scuole, nelle carceri, portando un po' il messaggio di mio padre, di come è cresciuto, di come ha costruito la sua vita, la sua storia e di come veramente l'approccio alla vita possa essere un po' diverso e di non darsi mai per vinti, di come continuare a spingersi, ma anche ha fatto progetti in Sud America e in altre parti del mondo dove mio padre aveva fatto alcune delle sue imprese, e nello specifico in Perù, per esempio, cioè ad esempio in Perù con la creazione di una postazione medica, delle scuole e dei laboratori di artigianato per delle comunità più isolate tra le montagne. Leggiamo anche un'ultima domanda che arriva da chi ci segue, Federico Petrino: qual è stata l'esperienza più importante e bella che tu abbia mai fatto? Beh, in volo tantissime esperienze, in realtà volo da tanti anni, perché vuoi non vuoi ci sono caduto da piccolo, sono nato proprio, però sono nato in volo, potremmo dire. Quindi volo da tantissimi anni, con migliaia di ore di volo all'attivo, ti posso assicurare che continuo a emozionarmi quando vedo dei panorami nuovi, e anche gli stessi, ma le giornate, gli uccelli, la natura che ti circonda e poterla scoprire ogni volta, perché tu pianifichi a grandi linee qualcosa, sai da dove decolli, però poi dove vai col parapendio è una tua scelta e segui il vento, segui l'aria, segui le condizioni e a volte anche gli uccelli che ti danno dei segnali di correnti ascensionali o altro. Quindi veramente ti posso assicurare che l'emozione che si prova quando voli, ma anche quando atterri e poi stai rientrando e devi camminare, esci fuori da un campo in un posto che hai visto soltanto dall'alto nella mappa, e poterlo vedere da vicino, o in volo passare vicino agli alberi, ai costoni, alle montagne o alle colline, è veramente qualcosa di incredibile, perché sei abbastanza lento da poter soffermarti sui dettagli e abbastanza veloce da poter spaziare e muoverti e andare dove vuoi.
E andiamo a vedere come ultimo contributo video quello appunto dedicato a Gabriele D'Arrigo. Appunto, questa era una selezione di immagini dedicata a Gabriele D'Arrigo, che ci ha fatto appunto avere... Una cosa io a Gabriele, giusto perché il tempo sta scadendo un po', abbiamo il tassativo, diciamo così. Allora, Gabriele, ci sono tantissimi progetti, tantissime cose, siamo onorati, grazie per essere stato qua, ma io voglio dirti solo una cosa, a nome di tutto il comitato. Pensiamo al progetto per l'8 marzo del 2022, la festa della donna, facciamo Donna in Volo, come testimonial mettiamo Rita Patanè, che anziché volare con l'ombrello come Mary Poppins, volerà col parapendio. Quindi iniziamo a pensare a questo progetto, perché io la vedo perfetta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma io penso che quando ci vedo a volare, non sarà lei stessa a voler venire in volo, te lo assicuro. Comunque no, ringrazio veramente voi del comitato e ringrazio voi tutti, anche l'assessore. E vi ringrazio. Grazie perché, a te. Perché so che vi siete sempre mossi tanto, e appunto anche il premio che avviene ogni anno con la scuola. Fiume Freddo c'è sempre stata, e mio padre ha vissuto anche lì. E poi i miei nonni, io quindi ci stavo molto, molto vicino, tra il campo volo della pista di volo e i campetti, il campo scuola, ci sono quindi di deltaplano a motore, di parapendio e delta, ci sono sempre stato molto e veramente vi ringrazio e ricordo con piacere anche quando è stata posta la stele. Sicuramente comunque torneremo a vederci. A voi in volo, ovviamente, vi aspetto tutti. Ma a me capita spesso di, insieme anche ai miei colleghi parapendisti, di passare sopra la Fiume Freddo, Cratabiano e anche quelle altre zone, quando andiamo da Taormina a Zafferana o vengo a atterrare a casa. Quindi molto molto bello, vi ringrazio. Io, Gabriele, grazie. In chiusura invece volevo farti un'ultima domanda, cioè volevo dirti se questa eredità, appunto l'eredità di tuo padre, in qualche momento della vita ti ha pesato in qualche modo, cioè se è stata a tratti un cammino obbligato o se l'hai scelto tu? Sì, avevo risposto in parte quando prima c'era stato un commento nel bene e nel male, quanto avesse influenzato un po' la mia vita, no, però è chiaramente un po' diversa. Diciamo che per la mia natura sicuramente avere delle figure forti come mio padre e mia madre sicuramente è stata un po' dura, però mi hanno veramente dato tantissimo, cioè non solo in quanto opportunità e esperienze che ho potuto vivere nello sport, nei viaggi, in quello che ho potuto veramente vedere e sentire vivendo in posti diversi, conoscendo persone diverse, conoscendo comunità diverse. E poi chiaramente oltre quindi questo sicuramente i valori e le eredità anche, perché come prima qualcuno accennava il fatto che oltre alle imprese che ha fatto, il fatto che se ne continui a parlare non è solo o non solo delle imprese, dei record che ha acquisito, ma del modo di pensare, di approcciarci alla vita, e questo qua è quello che mi resta di molto bello e non mi è mai, mai pesato, chiaramente, perché quando vedi le persone e sono felici, appunto come anche prima ti ringrazio di averlo conosciuto, per quello
che gli ha lasciato dentro, e mi capita veramente spesso di, chiamare coincidenze, chiamare altro, di incrociare delle persone che lo hanno conosciuto e che io, di cui io ovviamente non avevo magari più la più conoscenza, perché magari appunto avevano fatto qualche esperienza o avevano fatto anche il corso. E praticamente dire veramente che l'esperienza di averli conosciuto, di averlo conosciuto e di aver passato del tempo con lui, li ha segnati e gli ha dato dei messaggi indelebili, comunque delle tracce indelebili. Questo qua sicuramente è qualcosa che non può pesare. Bene, grazie Gabriele D'Arrigo, noi ci rivedremo appunto per fare lo speciale e insomma grazie di averci donato questo tempo, per averci fatto questo regalo. Ringrazio anche i membri grazie del Comitato Spontaneo, Salvatore Caltabiano, Elisa Laspina e l'assessore comunale Mario Lino. Grazie a voi. Ringraziamo anche Gabriele che per motivi tecnici non è potuto essere online, grazie anche Enzo, tutto il comitato, grazie a tutti e ci vediamo molto presto per registrare lo speciale. Gabriele, per favore, porto un abbraccio alla mamma. Da parte assolutamente, assolutamente. Da parte mia in particolare. mia madre infatti prima ha fatto una capatina per dirmi: ma tu lo sai che lei è la più giovane allieva di mio padre. Quindi, titolo riconosciuto, Elisa. Ufficialmente. Gabriele, sei una persona così ricca e spirituale che domani non vedo l'ora di incontrare te e mamma. Ti saluto così. Grazie a tutti e buona serata. Una buona serata. E adesso andiamo con lo stacchetto e poi la seconda parte del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E appunto la seconda parte del nostro programma è dedicata al Dante D, perché che si è celebrato appunto ieri, 25 marzo. A parlarcene è il critico letterario Marco Strano, che abbiamo in videocollegamento. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Marco Strano, classe 1983, dopo gli studi in lettere nel 2005, è stato di supporto alla cattedra di storia della filosofia medievale della facoltà San Tommaso d'Aquino di Napoli. È un critico letterario, come ho detto, dantista. E ci aiuterà a capire meglio, intanto, una domanda che apparentemente potrebbe sembrare banale, quindi chi è Dante? Ma questa in realtà è una domanda difficile, perché noi Dante è il nostro personaggio principale degli studi di liceo, di scuola in generale, ma in realtà Dante è un uomo vero che ha vissuto di politica fondamentalmente, che ha fatto della vita pubblica, della vita politica, la sua massima aspirazione, e semmai avesse deciso nella sua esistenza di fare il moralista, l'ha fatto soltanto come dono verso la cosa pubblica, verso l'uomo, verso l'umanità. Quindi Dante è un uomo. Altra cosa poi è il Dante della commedia, personaggio, è uno sdoppiamento che poco c'entra col Dante scrittore. Però ecco, è un uomo, è forse il più grande uomo, perché è il più grande uomo che si è donato a 360 gradi, come autore e come personaggio. Forse abbiamo dei problemi di linea, vediamo, ti vediamo un po' a scatti, ti vediamo e sentiamo un po' a scatti. Sì, adesso? Ancora, continuano. Ah, adesso va meglio?
La regia adesso ti suggerisce cosa fare? Sì, vediamo. Sì, dalla regia mi dicono se magari provi a collegarti col cellulare, probabilmente sì, è meglio. Ci provo, sì, sì, sì. E allora, mentre appunto Marco Strano prova a collegarsi con un altro supporto, noi proprio in omaggio a Dante Alighieri andiamo a vedere il pezzo, il brano, il recitato da Maria Rita Leotta. Dal quinto canto dell'Inferno di Dante, il passo di Paolo e Francesca. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tegnemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese dal costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quand'io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi, cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men così com'io morisse. E caddi, come corpo morto cade. Ecco, questo è un passo del quinto canto dell'Inferno che indegnamente mi sono cimentata a leggervi, ed è un passo molto bello che parla di due persone realmente vissute, ovvero Paolo e Francesca, che non sono due personaggi come Giulietta e Romeo, per esempio, che magari traendo spunto da qualche personaggio realmente esistito non sono proprio loro, mentre Paolo e Francesca sì. Francesca era Francesca Polenta, figlia di Guido il Vecchio, che era signore di Ravenna, la quale fu promessa in sposa a Giovanni Malatesta, detto Giovanni lo Zoppo, mi sembra, per via appunto di questo difetto fisico, e fu un po' tratta in inganno perché questo fu un matrimonio combinato. Le fecero credere che avrebbe sposato Paolo e lui inizialmente si prestò. Paolo era il fratello di Giovanni lo Zoppo, quindi lo sposa per procura, felice di sposare Paolo, invece si ritrova con Giovanni lo Zoppo e accetta malvolentieri questo matrimonio, ha pure dei figli, però i due cominciano a frequentarsi, i due cognati, fino a che si innamorano davvero e hanno questa relazione. Vengono sorpresi, scoperti da un terzo fratello, detto Malatestino dell'occhio, che pare avesse un occhio solo, ma che ci vedeva abbastanza bene, il quale riferisce al primo fratello, ovvero al marito di Francesca, di questa relazione, e il marito di Francesca finge di partire, non parte e coglie i due amanti in flagrante e li uccide entrambi. Bene, di questo sicuramente dal punto di vista letterario ci saranno delle persone molto più informate ed esperte di me, era giusto per riassumere un po' quello che è stato letto finora. Intanto io ringrazio Rita Fatanè, ringrazio tutti e spero di poterci rivedere presto a teatro. E il teatro manca a tutti, manca a chi lo fa, manca a chi lo vede. Il teatro ora più che mai manca. Il teatro come diciamo origine delle arti performative insieme alla danza e al canto. Il teatro che nasce ben 5 secoli prima di Cristo, non come il cinema che è nato circa 100 e passa anni fa. Il teatro è cultura, è comunicazione e ora più che mai ne abbiamo bisogno. Quindi speriamo che al più presto riusciamo a rivederci tutti nel posto giusto, ovvero a teatro, laddove sentiamo il profumo delle tavole, il calore delle luci e soprattutto il calore dell'applauso del pubblico che vive insieme all'attore quello che è l'atto scenico, che a differenza del cinema, nobilissima arte, vive di respiri, vive di essenze, vive di verità, perché a teatro ci sono persone in carne ed ossa che non possono sbagliare. Bene, grazie a tutti, un abbraccio, un bacione a Rita e speriamo di rivederci al più presto. Ciao. Anche noi salutiamo Maria Rita Leotta, attrice e regista che conosciamo bene. Intanto Marco Strano è tornato con noi. Speriamo di sì. Speriamo, speriamo. Questo era il noto quinto canto dell'Inferno, appunto. Ma Dante Alighieri non è solo la commedia. Certo,
Certo, Dante Alighieri non è solo la commedia, lo è fondamentalmente perché forse l'opera più nota in tutto l'universo letterario di tutti i tempi, di tutto il mondo. Però Dante Alighieri, ad esempio, perché noi lo ricordiamo nel Dante D? Perché Dante Alighieri è padre della lingua italiana e lo è stato perché ha fatto una scelta, quella di creare una lingua quando non c'era un paese che supportasse poi questa unità linguistica. Fare una scelta oculata, fare una scelta ben ponderata per dare a tutto il territorio di uno Stato che non esisteva una lingua comune, che doveva essere la lingua del pensiero. La lingua italiana, a differenza dalle altre lingue, non è una lingua scientifica, non è una lingua neanche tanto moderna, ma è una lingua di pensiero, e questa è stata la scelta di Dante. Oltre, naturalmente, a tutta la visione poetica e umana che Dante fondamentalmente ricopre nella storia dell'umanità. Noi facciamo cadere il nome di un padre dell'umanesimo a Petrarca, e fondamentalmente ci potrebbe anche stare, ma il vero padre dell'umanesimo è Dante, ce lo dimostra nella sua commedia, perché tutto il fulcro di questo poema non è altro che il ridare umanità all'uomo, cioè porre al centro della sua opera all'uomo. E questo forse è il più grande lascito. Quando prima mi avevi chiesto chi è Dante, questo è il più grande donatore di umanità all'uomo e all'umanità tutta. Un'altra opera importante è il De Vulgari Eloquentia. Sì, avevo detto appunto questo, l'avevo senza citarlo. Avevo parlato di questo lavoro che Dante fece, strutturando una ricerca attorno a quelli che erano i volgari in quel momento presenti sul territorio nazionale. Lui scrisse in latino quest'opera, perché appunto era un'opera nobile, nella quale si proponeva di cercare di comprendere quale fosse la lingua panitaliana più probabile e più efficace e più giusta e più corretta da estendere a tutto il territorio, e lo scrive nel De Vulgari Eloquentia, opera non terminata. L'unica opera terminata da Dante fondamentalmente e veramente è la commedia, ma un'opera che i contemporanei Dante non conobbero, o comunque non accettarono, non fecero girare. Soltanto nel Rinascimento, con Trissino, che era appunto un filologo, se ne viene a conoscenza, e da lì si capisce che Dante non è soltanto lo scrittore, ma Dante è il teorizzatore dell'Italia e dell'italiano ante litteram. Quanto è importante che appunto le giovani generazioni apprendano Dante, ma non soltanto, quindi dalle superiori, ecco, magari si può, ecco, anche prima avvicinare gli alunni, appunto, magari anche della scuola primaria a Dante? Ma perché no? Io credo che non esistano tabù di nessun genere riguardante l'età. Certo è che la commedia e Dante in generale, e parlo della commedia perché difficilmente un bambino di 6-7 anni potrebbe avvicinarsi al De Vulgari Eloquentia, cioè non ne capirei neanche l'utilità, però conoscere per gradi una delle più grandi opere, la più grande opera poetica di tutti i tempi, credo che sia fattibile, perché no? Anche se secondo me sarebbe difficile da spiegare a un bambino, cioè che cos'è che fa questo tizio che si ritrova un giorno in una valle oscura, e spiegare che cos'è quella valle oscura, ecco, sarebbe pertinente farlo a un bambino di 7-8 anni? Capirebbe che cos'è la valle oscura e che cos'è questo sorta di cammino, questo procedere dal basso verso l'alto, sia da un punto di vista di cammino che linguisticamente, questo elevarsi? Questo non è un no. È possibile, si può incominciare a raccontare ai bambini le storie, quelle soprattutto più accessibili che Dante ci racconta. Appunto, ripeto, la commedia, tutta la commedia, è la centralità dell'uomo, è la scelta di mettere l'uomo al centro della più grande epopea mai scritta. E ieri, appunto, nel giorno durante Dante D, un giornale tedesco definisce Dante a rivista e plagiatore, e appunto sostenendo che non ha inventato, anzi, nulla di nuovo e originale.
La risposta del ministro Franceschini è stata non ragionam di loro, insomma, riprendendo appunto un verso di Dante. Sì, allora, io da quello che ho potuto leggere, probabilmente c'è stata un po' di fretta nel commentare un articolo scritto in tedesco, che è stato tradotto, visto che è stato pubblicato ieri, in pochissimo tempo, e probabilmente chi ha voluto tirare un po' la giacca da un lato e dall'altro su questo argomento l'ha fatto. Non sapendo precisamente cosa voleva dire il giornalista tedesco, dirò semplicemente che per certi versi ha anche ragione. Tutto quello che noi conosciamo del è caduto di nuovo. La conne... Ok, forse lo riprendiamo. No, dicevo, tutto quello che noi conosciamo della commedia era quello che fondamentalmente conosceva qualsiasi uomo ben informato e studiato all'epoca di Dante, cioè questa descrizione dell'inferno era ben radicata nel ciò che si conosceva e si percepiva anche a livello del popolo. Il purgatorio un po', ecco, è stato inventato da poco, era stato inventato nel 1300 dal Papa avverso a Dante, e quindi Dante lo inserisce come una novità, quello non esisteva, quindi l'ha dovuto inventare praticamente lui proprio come luogo. Il paradiso era stato già ampiamente descritto da tutti i padri della Chiesa e fondamentalmente dalla scolastica alla quale Dante si rifà spesso e volentieri, anzi quasi sempre direi. Quindi linguisticamente il volgare esisteva, ma Dante l'ha formalizzato, Dante ha scelto di scrivere il più grande poema di tutti i tempi in quella lingua. Il volgare esisteva, ma è stato... Abbiamo ancora problemi di connessione. Vediamo se riusciamo a ripristinarli velocemente. La regia appunto prova a fare, chiedo che provi a fare dei tentativi. Io vi ricordo, vi dico di restare ancora con noi, perché subito dopo l'intervento appunto di Marco Strano avremo il video collegamento con la poetessa e artista nostrana Maria Privitera, proprio perché appunto questa settimana è stata una settimana ricca di celebrazioni, di giornate appunto celebrative, e lo scorso 21 marzo anche la giornata appunto internazionale, la giornata mondiale della poesia. Intanto che a questo punto cerchiamo di riconnetterci con Marco Strano e andiamo a mandare il servizio che relativo alle missioni di Papà Gambino. Di Papà Gambino e l'esperienza anche del figlio di Samuele Gambino. Vediamo. Abbiamo seguito tutti la brutta vicenda dell'agguato in Congo, vicino alla città di Goma, in cui hanno perso la vita il diplomatico Luca Attanasio e con lui sono rimasti uccisi l'autista del convoglio Milambo e il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci. Abbiamo chiesto al missionario laico Salvatore Gambino qual è l'attuale situazione in Congo, quanta sia la reale sicurezza dei luoghi da lui più volte attraversati e quando ripartirà per l'Africa. Sulla sicurezza delle strade, la parola sicurezza è qualcosa che non c'è, questo c'è poco da fare. Quello che mi preme sottolineare è che oggi si sta parlando sull'assassinio che ci ha colpito direttamente con l'ambasciatore italiano, ma realmente dal 2019, da quando c'è Tshisekedi, l'attuale personaggio in Congo che dovrebbe governare, ma così non è, ci sono stati una quarantina di assassini da avvelenamento, alcuni anche camuffati con la scusa del Covid, che però hanno creato altre morti strane, che erano i medici che indagavano sugli avvelenamenti, che erano anche i magistrati. Quindi
oggi ha colpito noi, ma da un anno e mezzo c'è ben altro. E dietro purtroppo c'è gente che si nasconde dietro l'ONU, dietro l'UNICEF, dietro grosse realtà per interessi. Quindi questa esecuzione al nostro ambasciatore può essere anche qualcosa a livello dimostrativo per altra gente che aveva interessi, non per lui nello specifico. Ma da un anno e mezzo c'è di tutto in Congo e l'ONU, che dovrebbe difendere questa nostra realtà in Centro Africa, diciamo che fatica abbastanza. Cosa c'è adesso in cantiere? Quando partirà con altre missioni? Allora, in cantiere c'è nell'immediato l'intervento con gli amici delle missioni, di Acireale, dove ho incontrato il diacono Genco, abbiamo già realizzato un pozzo d'acqua e dovremmo andare per l'inaugurazione, ma poi tutti i miei progetti sono collegati all'aspetto sanitario e scolastico. C'è il Camerun che mi attende e a tante altre realtà. Il Congo ovviamente in questo momento ha una priorità assoluta, perché è sotto l'occhio di tutti questa guerra mediatica che si vuole creare fra noi e i congolesi. In Guinea-Bissau, quando sarò lì personalmente, vedrò come sviluppare altro. C'è una scuola nuova che hanno aperto gli amici della missione di Acireale e voglio vedere di persona cosa si può fare per migliorare lo stato attuale. Quando tornerà in Africa? Quando tornerà è una bella domanda. Dovrebbe essere novembre, il mese dei morti, diciamo, la resurrezione per tutti da questa pandemia. Però il se è d'obbligo, io come lo vedo anche per mio figlio Samuele, che è stato con me per un progetto, un laboratorio teatrale che ha avuto uno sviluppo e un entusiasmo incredibile. E proprio in terra di Congo, noi abbiamo fatto quelle strade insieme e insomma Samuele ha un viaggio importante alle spalle. Anche per lui affacciarsi nel dopo Covid è dura da descrivere, ecco. Com'è la situazione pandemica in quelle zone? Lei che ha sempre contatti con appunto questi luoghi. La situazione pandemica è netta e chiara. Lì non si può impedire nel villaggio di dire no, tu non esci perché tu devi uscire, perché devi cercare da mangiare, perché devi vivere. Quindi non c'è questo nel villaggio. Nelle capitali c'è stato, è stato anche magari un po' utilizzato come scuse per tante cose. Anche lì dietro business, purtroppo è così, perché l'Africa ha altre malattie. Loro sicuramente fisicamente sono più forti di noi, quindi questa realtà non ha attaccato più di tanto. Come si può aiutare le sue, insomma, le associazioni cui è collegato? Allora, io direttamente ho l'associazione congolese, ho gli amici della missione, ho in Uganda i bambini di Antonio Gallo, in Camerun c'ho Surrir Ensemble. Contattatemi direttamente e poi vi indirizzo con il 5 per 1000, raccolta fondi anche tramite bomboniere solidali, qualsiasi tipo di evento. Il mio contatto, posso dare il mio telefono, lo posso, diciamo, anche dare, è 345 70 53 118. Rispondo a tutti per qualsiasi informazione. E poi su Facebook cercarmi come Papà Gambino, su Instagram idem, ci sono. Salvatore Gambino, meglio conosciuto come Papà Gambino, qualche tempo fa ha portato in quei territori anche il figlio biologico Samuele Gambino, che ha condotto in Africa un laboratorio teatrale e ci ha detto com'è andata. Molto bene, anche perché contro ogni pronostico siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo di lavoro che prima è partito da 100 ragazzi, poi
per la lingua o per altre incomprensioni si è ridotto a 20, ma siamo riusciti a fare una piccola dimostrazione scenica scritta dai ragazzi sull'associazione fondata da Padre Clemente. Abbiamo lavorato sulla parola grazie, merci in francese, e ognuno di loro ha estrapolato un merci per delle migliorie che Padre Clemente ha portato. Quindi i bambini parlavano dell'acqua, i bambini parlavano degli ospedali, e abbiamo creato questi quadri, questi specie di tableau vivant con questi ragazzi. Ma la cosa più bella che siamo riusciti a fare è stata quella di creare un gruppo di lavoro con degli esercizi, si è trovata una creatività esplosiva all'interno di questo gruppo, e è stato molto soddisfacente, anche perché abbiamo avuto pochissime persone che ci hanno aiutato, quindi abbiamo dovuto parlare un'altra lingua che fortunatamente, grazie, come dissi, lo tempore, quella del teatro, è quella là sempre universale ed è quella che abbiamo usato. Quindi né francese, né ciruba, né lingala, ma solo scena. Ecco. Samuele infine ci ha spiegato qual è la percezione di sicurezza nelle strade congolesi e quali sono i suoi progetti per il 2021. Beh, non c'è stato un senso di sicurezza, c'è stato un senso di fede. Ci siamo solo affidati alle persone che ci hanno accompagnato, che sono state come dei parenti, come dei fratelli. Ci hanno veramente scortato e sempre aiutato in tutto. Anche per il 2021, attualmente sto lavorando insieme a Stefano Francesco Russo su una sua drammaturgia inedita, chiamata L'Appuntamento, che è stata scritta 10 anni fa e finalmente stiamo cercando di portare alla luce e di appunto promuovere una serie di spettacoli tramite una futura associazione culturale che avrà il nome di Teatro Heredia. Si spera di poterla fondare entro la fine del 2021, comunque entro la fine del 2021 avere in cantiere già degli spettacoli pronti. Infatti per questo mese, per questo marzo 2021, stiamo cercando di appunto completare questo spettacolo, questo prodotto scenico, in maniera tale che una volta che si spera che i teatri riapriranno in questo periodo, saremo pronti per... Grazie a Marcello! E questo era appunto Salvatore Gambino e Samuele Gambino, che ci porta sempre, ci racconta spesso, periodicamente, appunto il suo lavoro in Africa. Allora, Marco Strano, torniamo a Dante, quindi completa il discorso che stavi facendo. Stessi parlando probabilmente dell'articolo. Non mi sento di dare un giudizio sull'articolo, perché non saprei veramente qual è il contenuto, e per questo ho trovato un po' fuori luogo, malgrado lo stimi molto, il ministro Franceschini, che così ha liquidato questa situazione con un verso che secondo me bisognava andare un po' cauti, perché comunque alcune cose erano corrette fondamentalmente. Forse l'unica cosa che non è corretta di questo scrittore, di questo critico, è il riferimento al fatto che Dante non abbia mai inventato dal ex novo questo viaggio verso il paradiso, perché l'avrebbe fatto già un altro autore precedentemente, parlando del viaggio in paradiso di Maometto, un libro che sicuramente Dante non conosceva, sicuramente. Quindi ecco, questo è un po' fuori luogo. Poi si può parlare di tutto, e non esiste il sacro intoccabile, neanche per Dante. Ci possono essere cose che possono essere discusse, ma sicuramente bisogna trattare in maniera contestuale e con rispetto ciò che non si conosce perfettamente. Probabilmente, da quello che si è desunto, il giornalista non conosceva perfettamente Dante. E Papa Francesco ieri appunto ha fatto una lettera apostolica, Splendore della luce eterna. Vogliamo commentare anche questo? Sì, siamo sempre un po' nel problema annoso che Dante vive da quando praticamente ha scritto la commedia. Un po' tutti cercano di tirare la giacchetta, facendogli dire tutto il contrario di tutto. Ora,
Sicuramente il tema che Dante tratta è quello della vita ultraterrena, di questo viaggio, di questa conversione dell'anima. Però io purtroppo credo che bisogna inquadrare Dante come poeta, come uomo di cultura e come grande pensatore, e relegarlo esclusivamente o comunque estremamente collegato a un ambito religioso potrebbe essere una chiave di lettura distorta. Non perché non lo sia, Dante era un credente, come peraltro lo sono io, quindi non ho nessun preconcetto sulla vicinanza di Dante al mondo cristiano, d'altronde parla di questo. Però io eviterei di parlare di un Dante estremamente lanciatore di un messaggio religioso, perché altrimenti potremmo anche, ad esempio, parlare di un Dante che ha un linguaggio ermetico, un linguaggio iniziatico, e potremmo parlarne veramente per ore, e che sarebbe il tutto il contrario di tutto. Il contrario sicuramente dell'ambito religioso giudeico-cristiano del quale si occupa Dante. Dante è fondamentalmente colui che con questo libro decide di mettere l'uomo al centro del creato, e non lo diciamo desumendolo così da, come si dice, a spizzico e bocconi. Quando Dante arriva, quando il Dante personaggio, non il Dante scrittore, arriva nell'ultimo canto del Paradiso a vedere ciò che era Dio, Dante vede non qualcosa di spettacolare. Dante vede la sua immagine, Dante vede l'immagine dell'uomo proprio nella parte più profonda di Dio. Questo è il messaggio che ci dà Dante, è la riscoperta dell'uomo e della sua umanità e della sua centralità e della nobiltà dell'uomo all'interno dell'universo. Per questo io eviterei di fare discorsi di grande appartenenza a tutti i mondi, quello religioso, quello esoterico, quello prettamente letterario. Dante è letterario, ma Dante è un grande umanista, il più grande umanista, il più grande amante dell'umanità. Poi è evidente, questo lo dico come messaggio veramente universale, Dante crede fermamente in ciò che scrive, Dante crede fermamente nel viaggio che ha fatto. È un viaggio che lui non ha fatto realmente, ma che mentalmente ha fatto. E ad esempio la descrizione dei suoi personaggi nella commedia spesso e volentieri sono come fratturati. Ad esempio all'interno dell'inferno noi troviamo, nelle parti più buie, più cieche, più dolorose, personaggi molto belli, come Francesca, appunto, Francesca da Rimini, come Brunetto Latini, come Guido da Montefeltro, come ecco, grandi personaggi. Eppure sono in quel terreno, sono confitti nella ghiaccia, sono confitti nella terra, oppure a bruciarsi col fuoco. Ma questo ci descrive appunto questo senso profondo umano, perché anche se noi eliminassimo ogni pensiero religioso, Dante nell'inferno parla di quella frattura tra l'alto valore proprio dell'uomo e il fine divino da lui rifiutato, il fine più grande divino da lui rifiutato, e per Dante questa frattura è l'inferno, a prescindere dalle religioni, è l'assenza della conoscenza e della voglia di essere sempre più conoscente per arrivare all'uomo, non per vagare senza meta come faceva Ulisse. E quell'Ulisse del quale Dante parla con quella famosa terzina "fatti non foste per vivere come bruti", che noi tutti un po' citiamo e ci piace, ci compiacciamo di questa terzina, ci piace molto, pensiamo che Dante stia facendoci una lezione non solo morale ma etica. In realtà Dante con quella terzina sta disprezzando fortemente Ulisse, perché la conoscenza fine a se stessa non serve a nulla se non è appunto veicolata dall'alto valore divino, ma quel divino è declinabile non soltanto nell'ambito religioso ma nell'ambito metafisico, cioè tutto ciò che esula dal mondo che noi riusciamo a percepire e che va molto al di là.
E d'altro canto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto che appunto ha scritto la coerenza di Dante sia un esempio per noi, l'esortazione del Capo dello Stato, però scrive anche che non l'ha mai convinto il tentativo di attualizzare personaggi ed epoche storiche diverse. E quindi dicevi te l'analogia fra l'Italia di Dante, uomo del Medioevo, e l'Italia di oggi. Sì, sì, ha assolutamente ragione. Mattarella ha fatto una lettura molto controcorrente, totalmente controcorrente con ciò che si fa fondamentalmente su questo pianeta da 50 anni. La letteratura del passato si tende sempre a contestualizzarla, quasi a doverla giustificare, dargli un valore semplicemente perché appartenente a 600-700 anni precedenti a noi. Ha ragione Mattarella, Dante è un uomo del Medioevo. Nella sua opera non c'è una morale. Cioè, alla fine, che noi, quando finiamo di leggere la commedia, non traiamo una morale finale, ad esempio, non peccare che vai all'inferno, oppure comportati bene che vai in paradiso. Non è questo quello che dice Dante, evidentemente. Quindi ha ragione Mattarella a dire non facciamo parallelismi, anche perché ultimamente questi parallelismi erano stati fatti anche da importantissimi storici della nostra epoca, e anche italiani, che un po' hanno cercato di inserire nelle maglie della nostra società civile e politica Dante, un po' in maniera, insomma, poco, poco elegante. Intanto c'è una domanda che arriva da Salvo Faro. Secondo lei, in relazione alla lingua italiana, possiamo dire che Dante e Manzoni siano i due pilastri fondamentali della nostra lingua? Sì, essenzialmente sì. Quando io prima mi riferivo appunto al poema senza la morale finale, mi riferivo all'altra grande opera senza la morale finale, che è appunto I Promessi Sposi. Sì, in maniera totalmente staccati nel tempo, sono realmente due grandi pilastri della nostra lingua. Poi ci sono dei piccoli puntelli, che per chi insomma poi un giorno si vorrà dilettare un po' nella conoscenza della bellissima storia della lingua italiana nostra, meravigliosa storia della lingua italiana, che è molto più bella della letteratura, la storia di come nasce la lingua italiana. E da un lato Dante, che fa insomma questa scelta nel De Volgari Eloquenzi e poi la conferma nella scrittura della commedia, e dall'altro Manzoni, che oltre a essere un grandissimo letterato, fa delle scelte linguistiche importanti. E lo vediamo, ad esempio, quando scrive sui Promessi Sposi, nelle varie edizioni prende coscienza dell'italiano che vuole rendere edito. Quindi fondamentalmente ricorda moltissimo Dante, do ragione all'ascoltatore. E poi sempre Salvo Faro, che è il nostro regista, che dalla cabina di regia ci scrive questo. Cosa ne pensa della monarchia di Dante? Ma allora, il De Monarchia è un altro testo che ad oggi sarebbe totalmente decontestualizzato dal nostro periodo. Non sono nessuno per dire cosa ne penso. È un'opera molto importante perché parla, come uomo medievale, di tutti quelli che insomma erano i tipi di governo che potevano esistere sulla terra. È un po' in parallelismo quello che fece poi fondamentalmente Machiavelli con il suo principe, però appunto quelli che erano gli assetti di gestione degli stati e dei paesi all'epoca. L'unica cosa che vorrei dire è questa: è difficile contestualizzare Dante dal punto di vista politico, perché la politica e la geopolitica all'epoca di Dante e nel luogo dove viveva Dante era molto diversa dalla nostra, ed era anche molto diversa all'interno del territorio italiano. Se noi pensiamo che Dante viveva fondamentalmente nella terra dei comuni, Firenze, Pistoia, Pisa, Arezzo e tutti gli altri grandi, il Ducato, tutti i grandi principati. Poi scendiamo sotto al sud e troviamo invece l'imperatore, troviamo Federico, naturalmente non all'epoca di Dante, precedente è Federico, però fondamentalmente questa è la Costituzione, dei grandi contrasti culturali, politici, che erano, ecco,
la spiegazione vivente del contrasto linguistico che Dante dovette scegliere di dirimere con l'utilizzo della sua opera. Quindi ecco, direi che non ha una grande utilità il Demonarchia, infatti Dante a un certo punto lo abbandona perché si imbarca in quella che è invece l'impresa della commedia, che porterà a termine probabilmente fino all'anno della sua morte, che era il 1321. E l'anno scorso, in occasione del Dante D, dovevano esserci delle iniziative in cui appunto lei era coinvolto, delle iniziative a Giarre, che poi appunto causa pandemia sono state rimandate. Sì. Poi rimandate all'estate, poi in estate, causa maltempo, credo. C'è stata la maledizione di Dante a Giarre, non siamo riusciti a parlare due minuti di Dante. Sì, l'anno scorso ci fu proprio l'inizio della situazione della pandemia, per cui abbiamo dovuto rimandare la data da destinarsi, quest'estate non siamo riusciti. Fondamentalmente, quello che io cerco di fare un po' come progetto su Dante è portare Dante fuori dalle accademie, perché per tantissimo tempo Dante è stato appunto oggetto delle accademie, quindi rendendolo estremamente poco accessibile. La lingua di Dante è già leggermente inaccessibile per noi italiani della nostra epoca, e renderla ancora più compassata, ancora più ingessata da quelle che sono le linee direttrici delle accademie, che comunque dignitosamente hanno sempre studiato Dante e hanno cercato di interpretarlo, però facendo il male opposto, che era appunto quello di renderlo ancora più chiuso. Se Dante aveva fatto una cosa, era sdoganare questo principio intellettuale sulla commedia, scegliendo il volgare, se no sceglieva il latino. Non sarebbe stato giusto scrivere in una lingua se non il volgare tutta la sua commedia, e non è giusto oggi chiuderla all'interno di locali inaccessibili, come purtroppo avviene. C'era un commento, intanto è arrivato da Marilena Striano. Complimenti, molto interessante e chiara la sua spiegazione. In chiusura, quindi chiedo a Marco Strano se ci sono dei progetti, cioè, imminenti, quindi magari qualche altra iniziativa che potrà essere realizzata quest'anno, si spera. Sì, tutto dipende un po' da come si riuscirà a organizzare, si riusciranno a organizzare gli eventi con la partecipazione del pubblico. Credo che Dante possa e debba essere raccontato, debba essere accessibile a tutti, perché era fondamentalmente il suo volere. Il lascito di Dante era quello che lui fa dire a Brunetto Latini, il suo maestro: ti sia raccomandato il mio tesoro. Brunetto Latini dice a Dante all'interno del quindicesimo canto dell'Inferno: ti sia raccomandato il mio tesoro. Il tesoro era il libro di Brunetto Latini, e lui con quella stessa voce parla a noi dicendo: vi sia raccomandato il mio tesoro. Perché se no non l'avrebbe scritto. Non esiste uno scrittore che scrive un libro affinché questo non circoli, non venga letto. E siccome è la più grande opera che parla di tutto, e ne parla con un linguaggio estremamente chiaro, malgrado il fatto che parli di Dio, parli di mondi che non conosciamo, per questo vale la pena entrare in Dante, perché passando attraverso lui abbiamo la possibilità di fare il suo stesso viaggio e ritrovarci anche noi nuovi all'interno del viaggio. Non sappiamo dove arriveremo. Dante non sapeva dove arrivava, sapeva che arrivava a Dio, non sapeva cosa trovava. Infatti la grande sorpresa era di non trovare un Dio seduto sul trono, ma trovare se stesso come specchiato all'interno di un'immagine a sé riflessa. Bene, io ringrazio Marco Strano per questo intervento estremamente interessante, e speriamo di ritrovarci appunto per qualche iniziativa in presenza la prossima volta. Grazie a Marco Strano, dantista, critico letterario. Grazie a voi, una buona serata, grazie. E adesso stacchetto e ultima parte del nostro programma.
L'ultima parte del nostro programma è dedicata alla giornata mondiale della poesia che si è tenuta lo scorso 21 marzo e abbiamo in videocollegamento Maria Privitera, che è appunto una poetessa, un'artista del nostro territorio, appunto di Giarre. Grazie Maria Privitera per essere con noi, nonostante insomma i precedenti problemi di linea, hai atteso con pazienza. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, ho atteso il vostro collegamento e per me è un piacere essere qui con voi. E si parla appunto di poesia, forse un po' così alleggeriamo le nostre, diciamo, anime e nello stesso tempo le arricchiamo. E la giornata nazionale è stata istituita dall'UNESCO proprio nel 1999 e si celebra il giorno della, appunto, avvenuta della primavera. Solitamente è il 21 marzo, ma a volte l'equinozio coincide con il 20, ma la giornata è il 21. E nel corso di questo anno, nel mio rapporto con la poesia, è stato in simbiosi con quello che è il vissuto che ci è piombato addosso. La poesia per me è una compagna di vita che fa parte di me da quando sono bambina. E mi piace immaginarla come se fosse una nota sullo spartito della vita che può diventare, possiamo dire, pianto o melodia. Si mostra silenziosa al mondo, ma sa di non esserlo. Lacera, ma poi guarisce e vive di sentimenti e segna il destino. Un destino che è stato per noi in questo momento, diciamo, travolto da qualcosa di impensabile, di inimmaginabile. E vorrei descrivere, ogni poeta, ogni artista vuole sempre vivere e descrivere la realtà, non per essere pessimisti, ma per essere appunto realisti, perché in effetti è stato qualcosa che ci è piombato così all'improvviso, un nemico invisibile, come se fossimo stati attaccati alle spalle senza poterci difendere. E in effetti sembra come se fosse accaduta una guerra, un conflitto non armato ma che ha coinvolto tutto il mondo. In questo senso forse la globalizzazione ha avuto il suo peso, proprio perché ha permesso a questo virus proprio di diffondersi. E a pensarci in effetti è una cosa che sembra surreale, ma è davvero la realtà. E ogni nemico, anche se invisibile, bisogna guardarlo in faccia, anche se è una frase così, diciamo, scontata, perché bisogna combattere. E l'unico mezzo che abbiamo avuto forse è stato quello non tanto della difesa, quanto praticamente, diciamo, metterci al riparo. E questo ci ha allontanato da quello che è il nostro ordinario, la nostra vita, la libertà di movimento, la possibilità di vivere gli affetti, quello che, diciamo, davamo per scontato, all'improvviso è venuto meno. Anche se in realtà quello che, diciamo, ci ha permesso in certo qual modo di reagire è sempre la resilienza. Bisogna trovare un modo per poter, come si dice, emergere da ogni difficoltà. Forse potremmo dire che questa pandemia ci ha permesso un momento di riflessione, ci ha permesso di guardare l'altro, perché tutti siamo diventati uguali, senza nessuna distinzione, e questo forse è stato qualcosa che in realtà non ci avremmo mai pensato, abituati nel caos, nella vita appunto così liquida, che si svolge a volte nell'indifferenza, nella velocità, e ogni giorno sicuramente ciascuno di noi aspetta la fine di questo incubo. E l'unità nazionale emergenziale e la solidarietà hanno dovuto prendere il sopravvento, ma ciascuno di noi deve fare il suo compito, iniziando da quello minimo che è il rispetto delle regole, a quello più difficile che è quello di garantire l'economia e avere fiducia nella scienza e confidare soprattutto anche nell'aiuto del Padre Eterno. E questa, appunto, in questo periodo, ma non soltanto, la scrittura diventa necessità. Senza dubbio, la scrittura è qualcosa che appunto diventa un bisogno emergente. L'emergenza forse diventa ancora più, come possiamo dire, evidente, perché la ricerca della parola, della poesia, nella solitudine della pandemia a cui siamo stati costretti per difesa, diventa una ricerca necessaria. Ricerca nello stesso tempo appunto di espressione e di condivisione, perché il poeta,
è un conoscitore dell'anima, non solo quella propria, ma anche di quella altrui, e si fa carico del vissuto proprio e di quello degli altri. E in questo senso, come dicevo appunto prima, la poesia è stata per me in questo momento, mi ha piombato addosso, così come la stessa gli eventi che si sono appunto travolti, perché sono stata proprio immersa, travolta da questa ispirazione poetica, che giunge nella maniera più immediata rispetto a quella pittorica, a un mezzo, uno strumento che lo rende più veloce, che il linguaggio, l'uso appunto della parola. Ma non per questo però l'ispirazione poetica diventa meno dolorosa, perché ogni poesia che nasce, io lo immagino come se fosse appunto un parto, si scava dentro, si va praticamente a, diciamo, sviscerare le nostre emozioni, e quindi in un certo qual modo esplode come una vera e propria eruzione. E quindi sentivo questo bisogno di esprimere quelli che erano le sensazioni che correvano vicine e contrastanti, che abbiamo penso provato un po' tutti, la paura e nello stesso tempo desiderio di serenità, meraviglia perché è stata una cosa incredibile e lo è ancora, sconforto ma nello stesso tempo questo diciamo capacità di rinnovarsi, di il coraggio di dire sempre ce la faremo ma ce la dobbiamo fare. E il mondo, così il mio mondo interiore, mi sono scoperta che non era soltanto il mio ma era uguale a tutti, perché tutti siamo stati coinvolti, e il bisogno di esprimere diventa ricerca di condivisione, e questa condivisione c'è stata, perché la poesia diciamo che viaggia e corre nel cuore di tutti gli uomini, anche se poi sono i poeti che le scrivono, ma chiunque legge o ascolta una poesia prova sempre un'emozione, perché il linguaggio del cuore è l'unico linguaggio universale di cui tutti dovremmo alimentarci. E a tal proposito, Maria, c'è una poesia in particolare che segna l'inizio del periodo pandemico, e ti chiediamo appunto di leggere questa prima poesia. Sì, io direi che sono state tante le poesie, ma questa mi ha segnato in modo particolare perché è stato proprio l'inizio. È una poesia che è stata inserita su proposta della Casa della Poesia di Monza e Zero Confini all'interno dell'iniziativa Versi per San Quirico. Sono state selezionate e inviate ai detenuti di Monza delle poesie scritte da tutti i poeti d'Italia per ricevere un conforto, perché anche per loro la pandemia ha aggravato il loro stato di isolamento degli effetti più cari. E così come credo che la pena debba tendere appunto alla funzione rieducativa, anche la poesia deve appartenere all'essere umano, a tutti, qualunque sia la loro condizione. E il titolo appunto è Una luce accesa. Io ve la recito provando la stessa emozione quando l'ho scritta. Una luce accesa. Una luce accesa sperando che tutto presto si quieta. Una luce accesa per illuminare quel buio distruttore che si muove silente e inaspettatamente. Una luce accesa per riportare calore alla vita che sembra infreddolita. Una luce accesa per continuare a pregare. Una luce accesa per schiarire il tempo dell'attesa. Una luce accesa per chi si ferma ad aspettare. Una luce accesa per chi deve ancora lottare. Una luce accesa per tutto il mondo che può ritornare ad amare. E direi che questa poesia si commenta da sola. Quando l'OMS dichiarò la sussistenza di questa pandemia da Covid-19, all'udire di questa notizia mi è gelata la vita e ho percepito subito la gravità della situazione. E accanto alla poesia avete notato che c'è questa lampada, una lampada a sale, è la mia, e ho iniziato a tenerla accesa sin dall'imbrunire di ogni sera e per tutte le notti dal giorno in cui c'è stata questa dichiarazione al mondo, come se avessi avvertito subito il bisogno di avere luce per affrontare l'oscurità preannunciata. Una luce che ho condiviso all'esterno, infatti era visibile nella strada nonostante fosse iniziato il coprifuoco che tuttora ancora è vigente. E quindi c'è bisogno di questa luce, luce per superare il buio, per affrontare questo momento terribile che sicuramente prima o poi finirà. Luce per rimanere vigili, luce per illuminare il mondo e per continuare a sperare. E ce lo auguriamo davvero anche noi. Tu, Maria, sei anche un'artista, e conosciamo, abbiamo
in passato anche descritto qualcuna delle tue opere. Con la pittura invece, che rapporto c'è stato in questo periodo? Beh, come dicevo prima, la poesia ha trovato uno spazio più veloce, più immediato, però la pittura mi ha sempre accompagnato, sono state le due sorelle che non hanno mai conosciuto competizione. L'unica cosa è che sicuramente l'una sa dare spazio all'altro, e qualcosa c'è in cantiere, perché, ripeto, richiede una esecuzione molto più ampliata, ci sono dei passaggi più, diciamo, più lunghi nel tempo, perché prima di dipingere bisogna imparare a disegnare, come disse Pietro Nicoli, si può imparare veramente a dipingere, ma a disegnare si può impiegare tutta la vita. E a volte ci sono i momenti in cui l'ispirazione poetica prende più il sopravvento, altre no, però anche questa è stata in questo periodo in fermentazione. C'è qualcosa in cantiere, però, come dicevo, è una situazione che in questo momento la poesia è riuscita a essere più immediata, e quindi ha avuto questa sua forza vulcanica, e in questo momento la sto secondando. E noi appunto abbiamo visto scorrere qualcuno dei tuoi quadri, dei tuoi lavori. L'attenzione mi si è fermata in particolare su quello che ritrae l'Etna, perché un altro, diciamo, fa parte proprio di noi. Sì, l'Etna anche quotidianamente delle nostre giornate. L'attenzione non solo nostra, ma anche di tutto il mondo. Questi fenomeni ci stanno un po', diciamo, accompagnando la nostra montagna, Ida, che ci fa praticamente, ci dà spettacolo, ci dà anche paura, e soprattutto nelle notti, quando praticamente queste continue, diciamo, scosse ci stanno facendo compagnia, per modo di dire. E lo stesso dipinto, quello appunto, diciamo, ha un titolo che ha una sua storia, l'ho intitolato L'Etna incanta la luna. Perché l'Etna incanta la luna? Perché la luna di solito è quello che affascina, ma pur avendo questo astro un suo fascino, un suo potere, nello stesso tempo si è fatta attirare dall'Etna, perché qualunque eruzione essa generi fa spettacolo, e allora si fa spazio, e infatti ci sono quelle nubi che piano piano lei riesce a intravedere queste praticamente esplosioni che ho cercato appunto di realizzare. È stata un'opera che è stata premiata a un concorso internazionale, e in questo periodo l'osservo ancora di più, e mi accorgo anche, naturalmente, guardando la nostra Etna, come stia cambiando, cioè veramente questo cratere nuovo sta prendendo forza, e a occhio nudo è molto visibile il cambiamento, quindi sicuramente sarà per me motivo e spunto di un'altra realizzazione pittorica. C'è quindi della poesia anche nelle tue tele? Senz'altro, soprattutto nella, come dicevo, mi accompagnano queste due forme di espressione, anche nella scelta del titolo. A volte è capitato infatti che alcune poesie in alcuni quadri dedicati alla natura si accompagnano anche con, diciamo, la pittura, e quindi c'è sempre questo perfetto connubio. C'è la natura, e c'è, come abbiamo visto appunto, e c'è poi anche nella selezione, quantomeno che ci hai mandato, anche questa figura femminile invece disegnata appunto con precisione. Ho avuto un attimo una perdita del collegamento, non ho sentito bene. Dicevo, nella selezione che ci hai inviato c'è la natura e poi appunto la figura femminile, la donna, che risulta delineata con maggiore precisione, no, rispetto ai paesaggi. Sì, diciamo. È una tecnica differente questa, l'uso della sanguigna risale all'antica scuola fiorentina di Pietranigoni. Ho avuto la fortuna di conoscere un allievo di questo maestro, e ho fatto delle lezioni proprio ben specifiche sulla ritrattistica. Oggi un genere forse poco
diciamo, utilizzato, perché richiede molto esercizio, è molto difficile, soprattutto è una tecnica che non ammette correzioni. Ho lavorato tanti anni su questa, diciamo, per perfezionarmi, e devo dire che ci sono stati poi dei risultati notevoli. Anche questo è stato un oggetto che è stato premiato, e poi naturalmente da anni io praticamente esalto la bellezza e la della donna, non solo artisticamente, ma mi impegno a quelle che sono soprattutto la lotta alla parità di genere, e quindi un omaggio alla donna, l'importanza che appunto la donna ha nella vita e nel mondo. E intanto è arrivato anche un commento di Carmela Lamari: brava Maria, sempre chiara e incisiva le tue riflessioni. Ringrazio Carmela per questo suo commento. Andiamo a leggere un'altra poesia per te particolarmente significativa del periodo. Sì, anche questa è stata subito dopo alla prima che ho letto, perché come vi dicevo c'è stata questa necessità proprio imminente di esprimere, di cogliere le sensazioni. E il titolo è Un piccolo fiore. Un piccolo fiore stamani è sbocciato per rallegrarmi il cuore. Bentornata primavera, già ti aspettavo dietro l'uscio ogni sera. I tuoi prati voglio presto ammirare, mentre i fiori stanno a sbocciare. Il profumo della vita regna in te, che ritorni puntuale dentro di me. L'inaspettabile si avvicina, e io vorrei tanto tenerti la mano, ma ahimè per ora posso solo guardarti da lontano. Sei sempre madre generosa, che con speranza perdona ogni cosa. Qui, nel silenzio, si impara ad ascoltare. Odio il cinguettio di chi si appresta a volare. Sogno la libertà della quotidianità. Intanto osservo quel piccolo fiore che par mi dica: io sono qua, vedrai che la tempesta finirà. Non ho bisogno di commenti, chiaramente. Devo dire proprio che mi emoziona parecchio. È stata quel piccolo fiore, esiste veramente. È un alberello di hibiscus che si trova proprio nel pianerottolo dell'ingresso di casa mia. È sbocciato proprio il giorno dell'equinozio di primavera. E ammirandolo è come se avessi avuto questo bisogno del contatto della natura, perché il poeta dialoga appunto con le bellezze della natura, per esprimere questa necessaria e sofferta distanza dalla libertà e dagli affetti, perché in quel periodo ci trovavamo proprio nella zona rossa, e il desiderio così di vivere una natura che sembrava inconsapevole, ma che arrivava puntuale, ma era distante. Dovevamo rimanere a casa, e una natura che era comunque sempre pronta a perdonarci, a essere generosa, perché qualcuno diceva la primavera non lo sapeva, ma secondo me invece sì, tant'è vero che alla fine io concludo dicendo che vedrai che la tempesta finirà, e c'è sempre quindi questa ricerca del conforto e della speranza che tutto presto finirà. E Maria Privitera, in passato abbiamo seguito anche i tuoi incontri nelle scuole, ne hai fatti molti. Oggi come in quest'anno perlomeno, com'è cambiato il modo di veicolare i messaggi, soprattutto con le giovani generazioni? Beh, le giovani generazioni sono state anche loro colpiti, secondo me, in una forma più... A volte non ci rendiamo conto, in effetti, di come questi nativi digitali sono stati indotti a essere dipendenti digitali, perché la scuola non si è potuta fermare. Io posso dire che appunto l'esperienza con la scuola, con i progetti che abbiamo sempre lavorato con i ragazzi, il contatto, quella possibile interazione è venuta a mancare. Dovevamo completare proprio l'8 marzo il progetto che io praticamente ho ideato, Vesti, Forme e Colori dell'Amore Senza Violenza, ma non c'è stato possibile perché è arrivata improvvisamente questa situazione che ci ha trovati tutti impreparati. Però si è trovato un rimedio, proprio perché per non lasciare, diciamo, qualcosa di incompiuto, anche perché occorreva dare speranza a questi ragazzi e anche a noi stessi. In un certo qual modo, quindi, questa digitalizzazione
ci ha un po' dato, come si dice, un aiuto, anche se nei miei messaggi ho sempre comunque fatto attenzionato al discorso che non bisogna fare un uso eccessivo, però ci ha permesso, come anche adesso, una video intervista, le video lezioni, le videoconferenze, le videotelefonate con i familiari, con gli amici. E quindi è cambiato il nostro modo di veicolare i messaggi. Sebbene però alla fin fine io comunque rimango in questo senso, anche ne approfitto adesso proprio per dire che non bisogna mai dimenticare l'importanza della poesia, anche se questa possa veicolare attraverso internet. Se è uno strumento utile, perché no? A volte dico ironicamente che con queste mascherine ci sono rimasti solo gli occhi, però a voler pensare non è una frase soltanto per ridere, perché gli occhi sono l'espressione dell'anima e quindi anche questo è un modo per comunicare, perché se ancora non possiamo abbracciarci, non possiamo fare una stretta di mano, dobbiamo trovare il modo per poter riprendere quelli che sono i valori e le emozioni, qualunque esso sia, anche in una forma digitalizzata. Perché no? E quindi in questo senso dobbiamo appunto essere capaci di trarre dal peggio quello che praticamente è sempre l'aspetto positivo. Assolutamente. E chiedo anche a te un commento sul Dante D. Beh, ci sarebbe, io ho ascoltato, diciamo, i precedenti interventi. Io posso dire la mia esperienza che naturalmente Dante, come sommo poeta, io mi pongo nei suoi confronti come un'umile poetessa. Però Dante ci ha lasciato un'eredità, che appunto è quello che il padre della letteratura italiana, l'autore della Divina Commedia. E quando si studia la Divina Commedia si impara a diventare adulti. Lui, secondo gli studiosi, inizia questo viaggio nell'aldilà proprio il 25 marzo, la data che è stata quella segnata appunto per, diciamo appunto, celebrare quello che è il suo, addirittura quest'anno, 700° anniversario della morte. Anche la sezione Fidapa del Giara Riposta è stata presente nel territorio con il progetto In Viaggio con Dante. E devo dire che dopo 700 anni dalla sua morte, il suo genio e la sua Divina Commedia sono sempre attuali. E si presenta, adesso più che mai, forse attualissimo, proprio l'ultimo verso dell'Inferno, della Divina Commedia. Quindi uscimmo a rivederla. Per arrivare al Paradiso dobbiamo attraversare l'Inferno. E quindi per intravedere la luce dobbiamo attraversare l'oscurità, e credo che la luce della speranza per uscire fuori da questo tunnel la possiamo già intravedere. Così, da mettere da parte quello che Dante chiama lo scoramento quando lui inizia il suo cammino nell'aldilà. Questo ci dimostra come sia del tutto naturale provare sentimenti come la paura, lo sconforto, ma c'è sempre una forza misteriosa che ci spinge a reagire e a ritrovare il coraggio e la speranza. Per poterti, a cui ci dobbiamo aggrappare. E di Dante mi piace anche prendere di riferimento un sonetto della Vita Nova a cui sono particolarmente legata. Amore e cor gentile sono una cosa. Solo un cuore gentile può esprimere un vero amore. La gentilezza è la chiave dell'amore. L'amore che è l'unica esperienza che è comune al genere umano, ma che sa di non essere affatto né comune né banale. L'amore che non è mai uguale o ripetibile, l'amore che si sottrae a una definizione generica, l'amore che va oltre l'esperienza limitata dei sensi. E all'amore si sono ispirati tutti i poeti, perché l'amore è l'unica ricchezza del genere umano. Ma il poeta deve essere portatore della verità e della autenticità, perché la poesia non ammette falsificazioni, la poesia si fa spazio dove c'è verità. E quando l'anima bussa alle porte del cuore, lo fa con forza e determinazione, perché si mostra appunto così autentica. Però l'anima si ascolta in silenzio, in raccoglimento, lontano dai rumori che disturbano e codificano l'emozione. Io penso che donarsi all'ascolto dell'anima sia proprio, significa ricevere un dono da essa, che è quello appunto di vivere in modo autentico tutto ciò che essa vive, raccoglie e custodisce. Le emozioni, i sentimenti vanno esplorati e mostrati, ed è così che nascono le poesie.
E a proposito del silenzio, mi piace anche ricordare, ricollegandomi alla, all'altra parte, la prima parte della nostra puntata, il ricordo di Angelo D'Arrigo, la moglie, appunto Laura Mancuso, scrive in un post: quando mi dicono se mi manca appunto Angelo, io rispondo con tutto il silenzio di cui sono capace. Proprio per ricollegarmi a quello che dicevi tu. E, andiamo, Maria, a chiudere con un'altra poesia particolarmente significativa. Sì, io concludo con questa poesia che è la più recente, proprio per esaltare l'importanza di quella che è la poesia. Nella sua giornata di quest'anno ho scritto questa poesia dal titolo Vieni poesia. Vieni poesia, vieni a riscaldare non solo l'anima mia. Il freddo indotto lo vedi come ci ha ridotto, distanti, distanziati, sospesi e automatizzati. Abbiamo bisogno di calore, ridone e sorrisa ogni cuore. La primavera è ritornata e forse non sa che il freddo ancora non sparirà. Ma tu, poesia, non tardare a ritornare. Vieni presto, poesia. Vieni presto a riscaldare non solo l'anima mia. Ma con questa poesia, appunto, che non a caso si chiama, che cioè non a caso appunto celebra la poesia, è appunto quella che può coronare questo intervento. Marilena Striano scrive: quel fiore di ibiscus sia foriero di speranza. Auguri a tutti noi di uscire quanto prima da questo incubo e ritrovare la gioia di un abbraccio. E lo speriamo, e ce lo auguriamo, insomma, ce l'auguriamo da un po'. Esatto. Ringrazio Marilena, questa speranza veramente ci deve accomunare tutti. E quello che vogliamo è più presto, sappiamo che ci vorrà tempo, e che venga un cambiamento e che questa vita possa darci ancora tutte le bellezze di quel capace. Io ringrazio Maria Privitera per questo bellissimo intervento, per aver celebrato la giornata mondiale della poesia e insomma la ritroveremo sicuramente, perché lei è un'artista, appunto, come ho detto prima, particolarmente attiva su tanti fronti, e appunto come diceva anche su quello della parità di genere, quindi messaggi positivi anche per le giovani generazioni. E, grazie a Maria Privitera. Grazie a voi e grazie agli altri tutti voi intervenuti, e sicuramente, come si dice, torneranno le cose belle. Mi piace dire questa frase, credeteci ancora, di Papa Giovanni Paolo II, e bisogna sempre avere la speranza e dobbiamo continuare a sperare e a essere comunque umani, nel senso appunto di non far appiattire quelle che sono le nostre affettività, anche se sono a distanza. Riprenderemo tutto e il nostro cuore si riscalderà, appunto, come chiedevo alla poesia. Grazie a voi tutti. E sicuramente la poesia è un buon modo per mantenerci umani e per mantenere questo calore che appunto in questo periodo rischiamo di perdere. Grazie ancora a Maria Privitera. Buona serata. Buona serata a tutti. E questo era il nostro ultimo intervento. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver interagito con noi e per questa puntata che è stata poi interamente dedicata al ricordo e alla celebrazione di alcune giornate importanti per il nostro paese, ma come poi la giornata mondiale della poesia per appunto tutti i paesi in assoluto. Ringrazio come sempre Giuseppe Faro, il regista Salvo Faro e GS Produzioni Video, e ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV. Naturalmente potete rivedere la puntata sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook Il Punto Punto Web e su GS Produzioni Video e su 01 TV. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.